Quindi possiamo Buon pomeriggio a avviare tutti. Salve, i lavori. Buon pomeriggio a tutti. buon pomeriggio. Saluto i relatori. Sono Francesco Ressa e ho l'onore di introdurre questa bella chiacchierata che mi auguro, confido, possa servire da guida a tutti gli avvocati che, come me, nonostante 30 anni di esperienza, si ritrovano tutti i giorni a fare i conti con, diciamo, formalismi e formalità, sempre diversi e sempre più sfidanti per chi non ha poi la capacità di andare avanti e precorrere un pochettino i nuovi, protocolli. Mi taccio immediatamente, semplicemente do la parola alla consigliera tesoriera, avvocata, Roberta Desiati, che insieme a me e al dottor Rubertiello e a tutta Visura ha voluto e ha collaborato a questo, evento. Successivamente, Roberta porterà i saluti del nostro ordine perché il nostro presidente oggi era impossibilitato e poi ci darà la parola al dottor Rubertiello. Buon lavoro a tutti. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, care colleghe e cari colleghi. È un onore e un piacere essere qui, per porgere il saluto del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, l'avvocato Salvatore D'Aluiso. L'Ordine, come è noto, è sempre interessato ad ospitare chi come Visura, ma come anche le associazioni di avvocati e anche i singoli avvocati, proponga temi come quello del convegno odierno, distinguendosi in modo significativo sia per il taglio scientifico, ma anche nel contempo per il taglio utile nella pratica quotidiana che è in perenne e veloce modifica. La ricchezza culturale che sanno esprimere infatti gli avvocati di Bari non può che trovare un partner collaborativo nell'ordine che si arricchisce anche con la partecipazione di relatori come quelli odierni. Voglio dire che oggi è presente con noi anche un'altra consigliera, l'avvocata Angela Lorusso, che è accanto a noi e quindi la ringraziamo di essere qui di persona. Lascio quindi la parola al dottor Rubertiello, area manager di Visura, per l'introduzione di rito. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Scusatemi la voce un po' cavernicola, ma i condizionatori di questi ultimi giorni mi hanno provato. E un ringraziamento va innanzitutto all'Ordine degli Avvocati di Bari che ha accolto l'invito di Visura, nato qualche, insomma, già da qualche mese di organizzare questa giornata di formazione dedicata ai temi a noi molto cari. Quindi, e poi un ringraziamento particolare all'avvocatoressa, alla tesoriera, perché chiaramente a loro ho chiesto di supportarmi in tutte quelle che erano le attività logistiche, organizzative e quant'altro. E un ringraziamento anche naturalmente al presidente, a tutti gli avvocati consiglieri, al referente informatico, a tutto l'Ordine di Bari che frequento già ormai da anni, proprio per tutte queste tematiche dedicate all'innovazione forense. L'obiettivo di oggi è appunto quello, darvi un contributo e più contributi su quelli che sono i temi legati a processi di innovazione, cambiamento e quant'altro. In questo pomeriggio mi affiancano, li vado a presentare, la dottoressa Noemi Parussolo, che è una collega dell'area supporto formazione Visura ed entrerà in maniera più verticale su determinate soluzioni, appunto per dare un contributo dal taglio pratico, ma soprattutto voglio ringraziare il nostro consulente, l'avvocato Maurizio Reale, che in realtà ci dà dei contributi normativi sempre autorevoli e per noi è un punto di riferimento quando noi in Visura, io in particolare non sono un avvocato, quindi mi muovo a volte con grandi difficoltà nella lettura delle norme, quando voglio un punto di riferimento nel mare magnum, nella nebbia del diritto legato ai processi telematici, il mio porto sicuro è l'avvocato Maurizio Reale. Quindi a lui va anche il mio più sentito ringraziamento per la sessione di oggi. E chiaramente colgo l'occasione per ringraziare anche i partecipanti all'evento di oggi che hanno trovato una disponibilità e una voglia a condividere gli argomenti che tratteremo in questa occasione e non posso che licenziarmi dicendovi che chiaramente io resto a disposizione di tutti gli iscritti all'Ordine di Bari, dei referenti, di lei tesoriera e dell'avvocatoressa.
per qualsiasi integrazione nel merito, negli argomenti che tratteremo oggi, ma anche su tutte quelle che sono le novità che oggi non verranno trattate per questioni di sintesi e di, diciamo, temporalità dei lavori formativi, ma voi sapete che Visura si occupa di tutte quelle che sono soluzioni informatiche dedicate al mondo dell'avvocatura. Dall'intelligenza artificiale a salire o a scendere, noi siamo in grado di seguire l'avvocatura italiana con quelli che sono appunto i processi innovativi oggi previsti sia dalle norme, ma anche dalla semplice volontà di innovarsi e di efficientare quella che è la propria attività all'interno del proprio studio legale. E quindi io, per carità, nel mio piccolo cerco di essere sempre per gli scritti di Bari un punto di riferimento per dirimere questioni controverse appunto legate a queste soluzioni, ma anche e soprattutto alle nuove normative di riferimento. E mi resta che dirvi grazie di nuovo per la disponibilità e per la presenza, e io resto a disposizione per qualsiasi vostra ulteriore necessità. Grazie e buon lavoro a tutti. Allora, raccolgo il testimone del dottor Robertiello e introduco subito il primo relatore, per l'appunto l'avvocato Maurizio Reale. Non nascondo una certa preoccupazione rispetto alle parole di Graziano Robertiello quando mi dice dall'intelligenza artificiale a salire. Mi risulta il Padre Eterno. Comunque, aspettiamo, quindi attendiamo di sentire le parole del collega Reale, al quale cedo subito la linea e la parola. Grazie e buon ascolto a tutti. Grazie, grazie mille, grazie veramente di cuore, grazie all'Ordine degli Avvocati di Bari. Io a Bari ho amici più che colleghi, consentitemi proprio di manifestare questo sentimento, a partire dai colleghi consiglieri, dal Presidente, ma anche e soprattutto la collega Angela Lo Russo, che è proprio lì vicino e con la quale ormai da anni abbiamo, ciao Angela, abbiamo realizzato tantissimi eventi insieme a Nicola Gargano, altro pezzo da 90 dell'informatica giuridica a livello nazionale, con il quale è sempre un piacere sentirsi, scambiare opinioni, scambiarsi anche, o meglio, delle opinioni, soprattutto in tanti di quei tavoli che ci hanno visto insieme. Ma ripeto, Bari è anche Adriana Ruggenti per me, Patrizio Galeotti, Vito Pasciolla, è insomma sicuramente il rischio di dimenticare qualcuno, ma è soltanto una questione di non perfetta lucidità mentale. Man mano che si va avanti con gli anni mi rendo conto di ricordare bene o quasi bene tutto ciò che riguarda il telematico, ma ahimè di perdere un po' di pezzi per strada, ma d'altra parte, diciamo, da qualche parte qualche lacuna devo averla anch'io. Ma scherzi a parte, veramente grazie per questo momento che mi consentite di poter passare insieme a voi, grazie alla società Visura, grazie alla dottoressa Parussolo, che poi vedrete, per chi già magari non ha avuto modo di poterla sentire in altri webinar, ha la capacità di coniugare delle terminologie molto semplici per esprimere dei concetti che semplici non sono. Grazie al dottor Ubertiello, che mi accredita dico tanta diciamo bravura, ma soprattutto diciamo subito una cosa: intelligenza artificiale. Non è questo il tema, quello di oggi, dell'intelligenza artificiale. Diciamo che è l'intelligenza umana che, grazie a degli algoritmi, crea degli strumenti che sono in grado di prendere delle informazioni in maniera più o meno organizzata e in maniera più o meno certa e fornirle. Quindi cominciamo subito a dire che non c'è niente di intelligente in un computer, non ci sarà mai niente di intelligente in un computer. Sono stati e continueranno ad essere al nostro servizio per cercare di darci sempre più strumenti per poter essere più efficienti. Ma non potranno mai sostituire le nostre competenze, le nostre professionalità, le nostre capacità di ragionamento, perché un computer può essere bravo a ricordare, tra virgolette, e a pescare delle informazioni, ma non potrà mai metterle insieme in maniera ragionevole come facciamo noi, utilizzando appunto il ragionamento, utilizzando tutti quelli che sono
tutte quelle che sono le caratteristiche dell'essere umano e che una macchina non potrà mai avere. Quindi non preoccupiamoci, poi oltre l'intelligenza artificiale probabilmente c'è il dottor Ubertiello, ma quello di quello ne parleremo in un altro webinar. Allora, io magari chiederei se è possibile condividere le slide e quindi darmi il controllo appunto della condivisione in maniera tale da poter passare subito a quello che è l'argomento della relazione senza naturalmente prima non dare praticamente alle colleghe e ai colleghi che ci stanno ascoltando e che sono anche parecchi il mio ringraziamento e quindi il fatto proprio di avere da parte loro la loro presenza ci riempie veramente di orgoglio. Quindi l'augurio e l'auspicio è di poterci vedere quanto prima dal vivo, in maniera tale da poter proprio vedere i volti, gli occhi, gli sguardi e poterci incontrare e riabbracciare come abbiamo fatto tante volte nell'arco degli ultimi 10 anni prima del periodo del Covid. Dovrebbero essere condivise le mie slide, quindi l'argomento di oggi, notifiche PEC e domicilio digitale dopo la riforma Cartabia, è un argomento sicuramente sensibile, particolare, perché forse tra quelli che hanno toccato e modificato il codice di procedura civile o le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a seguito della riforma Cartabia, io sento un ritorno in audio, penso che sia o il microfono di Noemi ma forse più quello dell'ordine di Bari, perché prima sentivo la stessa cosa. Se non è, arriva Maurizio, hai ragione. Ok, grazie. No, ma perché c'è un rientro che dà fastidio soprattutto a me ma anche a voi. Quindi dicevo, la riforma Cartabia sicuramente avrebbe dovuto darci delle novità e su questo non c'è dubbio che ce l'abbia date, ma novità che dovevano essere efficienti ed efficaci per accelerare il processo civile. Questo era l'obiettivo e questo tuttora è l'obiettivo del PNRR, attraverso anche la digitalizzazione o il continuo progresso della digitalizzazione della giustizia. I risultati ce li abbiamo tutti sotto gli occhi. Se è vero come è vero che il decreto legislativo 149 del 2022 è stato praticamente modificato prima a dicembre del 2022, dopodiché a febbraio del 2023, e ancora oggi aspettiamo che ci sia quella grande controriforma, permettetemi ironicamente di chiamarla così, della riforma Cartabia, è inutile dire, inutile di chiederci se questa riforma Cartabia nel processo civile abbia dato i suoi effetti, sia stata in effetti una riforma della quale ha beneficiato il processo e soprattutto le lungaggini del processo. La risposta è assolutamente no. Nell'ambito delle notifiche tramite la posta elettronica certificata, però, dobbiamo comunque affermare che c'è stato un passaggio, c'è stato, diciamo così, con la riforma Cartabia abbiamo avuto una svolta coraggiosa, perché nelle notifiche PEC, quindi nella legge 53/94, è stato inserito un nuovo articolo, in particolar modo parliamo dell'articolo 3 ter del codice della legge 53/94, e sono state poi inserite tutta una serie di disposizioni di coordinamento nel codice di procedura civile. A differenza quindi di quanto fatto proprio per il processo civile, per quanto presente nel codice di procedura civile, dove a proposito del telematico la riforma Cartabia non è che abbia innovato così tanto, perché a guardar bene, per esempio, altro non ha fatto che prendere tutte quelle norme che erano dedicate al processo civile telematico, alla posta elettronica certificata, le attestazioni di conformità
presenti nel decreto legge 179 del 2012, il famoso o mostruoso articolo 16 bis, che poi si componeva di tutta una serie di sotto articoli che diventava anche difficile riuscire a pronunciarli, dicevo, hanno preso nella maggior parte dei casi le norme contenute in questa diciamo così normativa del decreto legge 179 del 2012 e le hanno poi trasfuse nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Quindi in realtà la novità più importante, al di là di quello di cui parleremo oggi, delle notifiche PEC, è una novità che va soprattutto a portare all'interno del codice di procedura tutte quelle norme relative al telematico e che prima trovavamo in una serie di provvedimenti normativi che nel corso degli anni erano stati modificati dal legislatore a seconda delle riforme che il legislatore aveva ritenuto opportuno fare. Adesso invece, a riguardo delle notifiche PEC, la modifica la troviamo all'interno della legge 5394, che è quella proprio specifica relativa alle notifiche tramite posta elettronica certificata eseguite dagli avvocati, sia tramite PEC sia in proprio tramite l'ufficio postale. In questo secondo caso, mi raccomando, guardate che è sempre necessaria l'autorizzazione preventiva del Consiglio dell'Ordine. Quindi, se notifichiamo tramite PEC, con il DL 90 del 2014, l'articolo 52 ci ha fatto capire e ha disposto che non era più necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine per notificare tramite PEC, ma per la notifica da effettuarsi tramite ufficio postale la legge disponeva e anche oggi continua a disporre per l'autorizzazione, la preventiva autorizzazione da parte dell'Ordine degli Avvocati presso il quale ciascuno di noi è iscritto. E allora andiamo a vedere questo articolo 3 ter che cosa ha modificato rispetto a quella che era la normativa in essere. Articolo 3 ter legge 53 del 94. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato quando il destinatario o è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi oppure ha eletto un domicilio digitale, io direi volontariamente, facoltativamente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6 quater del medesimo decreto. Allora, cosa dobbiamo ricordare, evidenziare di questo primo comma lettera A e lettera B? Innanzitutto abbiamo una svolta epocale, perché il legislatore, con una norma che inserisce all'interno della legge 5394, prevede che in prima battuta l'avvocato debba obbligatoriamente tentare di notificare il proprio atto in materia civile e in materia stragiudiziale attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata e quindi ai sensi e per gli effetti della legge 5394. La prima osservazione e la prima, diciamo così, puntualizzazione che è doveroso fare è quella proprio relativa all'obbligo di notifica e a quale tipologia di atti faccia riferimento questo obbligo di notifica. La risposta ce lo dà proprio il comma 1 dell'articolo 3 ter della legge 5394, perché prevede che quanto inserito
in questa disposizione debba essere riferito alla notifica degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali. Quindi vedete che rimangono fuori gli atti del processo amministrativo. Se noi andiamo a prendere la legge 5394, la legge 5394 è una legge che ha applicazione, possibilità di applicazione nell'ambito del processo civile, in ambito stragiudiziale, e in questo quindi praticamente altro non fa che riprendere quando riprende la prima parte del comma del numero 1 dell'articolo 3 ter, però la legge 5394 di per sé è possibile utilizzarla anche per gli atti amministrativi. Vedete che qui gli atti amministrativi non sono citati, quindi cosa significa? Significa che le norme che noi, o meglio la norma che noi stiamo attenzionando, e tutto ciò che segue quell'articolo 3 ter che tra un po' andremo a vedere, non può dirsi ascrivibile anche nei confronti del processo amministrativo. E allora, obbligo di notifica PEC in due casi. In due casi, nei confronti, quando la notifica deve essere fatta nei confronti di un soggetto che la legge ha previsto che abbia l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, attenzione, domicilio digitale uguale in questo momento indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi. Pubblici elenchi non sono per esempio i siti internet delle pubbliche amministrazioni, non sono i siti internet dei singoli professionisti, dei singoli avvocati. Pubblici elenchi sono dei elenchi che vengono indicati in maniera specifica dal codice dell'amministrazione digitale e ai quali bisogna fare riferimento al fine di poter notificare un determinato atto. E allora l'avvocato Maurizio Reale, l'avvocato Angela Lorusso, l'avvocato Adriana Ugenti sono, come tutti coloro che sicuramente in questo momento ci stanno ascoltando, sono dei professionisti che hanno l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale che risulti dai pubblici elenchi. E questo domicilio digitale sicuramente risulterà, e dico sicuramente risulterà, in INIPEC e nel Reginde. È chiaro quindi che se io devo fare una notifica all'avvocato Angela Lorusso, necessariamente debba chiedermi, e la verifica sarà sicuramente positiva, se l'avvocato Angela Lorusso ha un indirizzo PEC presente nei pubblici elenchi. Poi affronteremo anche la questione sulla tipologia di atto che devo notificare all'avvocato Angela Lorusso o piuttosto o l'avvocato Adriana Ugenti, perché lì chiaramente dovrò considerare se l'atto che vado a notificare è un atto inerente all'attività professionale del collega o se tante volte quell'atto è un atto riferibile esclusivamente alla sfera privata e quindi personale del collega. Quindi se è un atto che deve ricevere come avvocato o se è un atto che riceve come, tra virgolette, lasciatemelo dire, semplice persona fisica. Poi su questo tra un po' andremo a discuterne, andremo magari così a parlare. Ma intanto, in prima battuta, a questo soggetto, se per legge ha l'obbligo di avere un domicilio digitale presente in pubblici elenchi, la notifica devo farla obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata. Seconda categoria di soggetti, diversi naturalmente dai primi, quelli indicati nella lettera A, ai quali dovrò
obbligatoriamente tentare una notifica PEC. Quali sono? Sono i cosiddetti comuni cittadini, o comunque sono quei professionisti che non hanno l'obbligo di essere presenti in elenchi che siano tenuti da ordini professionali, rispettivi ordini, e quindi diciamo che in questa tipologia di soggetti rientra anche il signor Mario Rossi, il comunissimo cittadino signor Mario Rossi, al quale, attenzione però, possiamo, o meglio, dobbiamo notificare l'atto processuale o della materia civile o in materia stragiudiziale tramite PEC, a condizione che però lui abbia facoltativamente, volontariamente registrato il suo domicilio digitale, quindi il suo indirizzo di posta elettronica certificata, in un nuovo pubblico elenco, il quale doveva essere già, diciamo così, creato e fruibile dal 1 marzo del 2023, data in cui sarebbe dovuta entrare in vigore per i procedimenti iscritti dal 1 marzo 2023, anche l'articolo 3 ter che stiamo guardando in questo momento, e quindi praticamente un nuovo pubblico elenco che risponde al nome di INAD. Di INAD, AGID, che è colui che è, diciamo così, l'agenzia, il potere, dovere di emanare le linee guida, ha in un primo tempo, esattamente nel luglio del 2022, aveva pubblicato delle linee guida, la versione 2.0. Dicevamo che AGID avrebbe dovuto fare in modo che questa struttura fosse fruibile da tutti noi, al fine di verificare la possibilità di notificare tramite PEC ai sensi del comma 1 lettera B dell'articolo 3 ter legge 53/94, sin dal 1 marzo 2023. Purtroppo INAD è rimasto inesistente sino al 6 giugno 2023. E la cosa che più all'epoca, quindi parliamo di un anno fa, mi ha sorpreso è stata la felicità, la gioia e anche, diciamo, il modo in cui AGID ha pubblicizzato l'entrata effettivamente in vigore, o meglio la creazione dell'INAD, come se per esempio avesse non solo rispettato i tempi ma li avesse anticipati. Pensate che INAD è comparso online su internet, quindi visibile quantomeno come struttura informatica, come portale, il 7 giugno del 2023. Ma attenzione, online dal 7 giugno, consultabile da tutti noi a far data solo ed esclusivamente dal 6 luglio del 2023. Quindi, sotto certi aspetti, capite perché io mi sono sorpreso quando tutta questa enfasi nel pubblicizzare un qualcosa che era in ritardo anche con i tempi preventivati dalla riforma Cartabia, perché la riforma Cartabia aveva previsto che questa norma, e quindi anche l'articolo 1 lettera B dell'articolo 3 ter legge 53/94, dovesse essere utilizzabile dal 1 marzo del 2023. Invece vedete che da marzo, aprile, maggio, giugno, luglio sono passati praticamente altri 3 mesi. Però l'importante, come si dice, è prima o poi arrivare, vincere è tutta un'altra cosa. E quindi ci accontentiamo, nel senso che va bene che sia così. Naturalmente è inutile dirvi che la norma che abbiamo visto prima, quella indicata dalla lettera B della comma 1 dell'articolo 3 ter, è rimasta praticamente inutilizzabile e inattuata
proprio fino quantomeno al 7 luglio del 2023, del 6 luglio del 2023. E allora andiamo a vedere chi può eleggere il proprio domicilio digitale mediante l'INAD. E andiamo a vedere quindi un po' quelle che sono le linee guida di questo nuovo domicilio digitale. Un domicilio digitale che, guardate, ve lo dico, magari sarò smentito, ma fino ad oggi diciamo che nessuno è stato in grado di farlo. È un domicilio digitale che noi abbiamo sicuramente istituito, sia perché magari speriamo che siano tanti cittadini italiani ad aderire volontariamente, a fornire volontariamente il loro indirizzo PEC, ma soprattutto perché l'Europa ci chiedeva e continua a chiederci di far sì che la digitalizzazione dovesse essere, da un punto di vista nazionale, all inclusive, cioè dovesse includere tutti e quindi non solo una parte della cittadinanza identificabile con l'area dei professionisti, l'area professionale, ma anche quella dei comuni cittadini, convinti che l'utilizzo, per esempio, della PEC come mezzo per raggiungere formalmente un soggetto nella notifica di un atto processuale o stragiudiziale potesse in effetti comportare una riduzione, un abbattimento notevole dei tempi. E chi come me appartiene sicuramente a una generazione di avvocati che doveva fare i conti non solo con i termini entro i quali far giungere ed effettuare una notifica, ma anche quelli poi che intercorrevano tra la notifica e l'udienza, perché poi bisognava mettere in condizione il giudice, soprattutto se la notifica veniva fatta tramite ufficio postale in proprio o tramite UNEP per posta, bisognava dare che cosa? Riscontro della cartolina, della ricevuta di ritorno, che bisognava desse atto che quell'atto era stato ricevuto da tizio, eccetera, eccetera, eccetera. Quante volte io ho dovuto fare dei rinvii proprio perché ancora quella famosa cartolina non era tornata nella mia disponibilità e quindi bisognava chiedere un termine di rinvio per poter verificare se la notifica era stata in effetti effettuata, se era andata a buon fine o se non era andata a buon fine. Quindi sotto questo aspetto sicuramente la PEC sarebbe utile. E allora ecco che possono eleggere il proprio domicilio digitale le persone fisiche maggiorenni e che abbiano la capacità di agire, i professionisti che svolgono la loro professione in modalità non organizzata in ordini, albi o collegi, e gli enti di diritto privato che non sono tenuti all'iscrizione nell'INIPEC. Attenzione che fino al giorno, e questa data secondo me dobbiamo attenzionarla veramente, fino al giorno 17 agosto 2023, le linee guida di INAD, riprendendo quello che prevede la norma presente nel codice dell'amministrazione digitale, stabilivano che gli indirizzi PEC dei professionisti come noi avvocati, quindi avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, eccetera, eccetera, dovessero immediatamente transitare da INIPEC anche in INAD, e all'avvocato, dico l'avvocato per dire, e a questo professionista il cui indirizzo PEC transitava automaticamente in INAD, veniva data la sola ed unica possibilità di poter cambiare quell'indirizzo PEC mettendone uno diverso rispetto a quello presente in INIPEC per motivi professionali. Allora, apriamo un attimo una parentesi. Perché veniva traghettato anche in INAD l'indirizzo PEC del professionista, in maniera tale che venisse meno quella problematica che nel 2021, se non sbaglio,
era stata oggetto di attenzione da parte del garante privacy relativamente all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata da una PA che aveva fatto giungere all'avvocato, se non sbaglio, una notifica che non era inerente all'attività professionale del collega, ma una questione di natura privata, personale del collega, è stato fatto un esposto al garante. Il garante ha detto alla PA: attenzione, bisogna evitare di utilizzare un indirizzo PEC professionale per effettuare notifiche che abbiano a che fare con la sfera privata di un determinato soggetto, perché se da una parte è vero che l'avvocato consentirà a coloro che sono presenti nel suo studio di andare a vedere la PEC, nella quale dovrebbero esserci soltanto comunicazioni di natura professionale, non è anche vero che si possa ipotizzare che l'avvocato sia consapevole e voglia comunque che i fatti propri vengano portati a conoscenza anche della segretaria, del collega, del praticante, e cioè di tutti coloro che per un motivo o per un altro, a titolo a certo titolo, avessero la possibilità di consultare e di visualizzare i messaggi di posta elettronica certificata. Inizialmente quindi l'avvocato si vedeva portato all'interno di INAD il proprio indirizzo PEC presente in INIPEC e poteva solo decidere nell'arco di 30 giorni di poter cambiare l'indirizzo di posta elettronica certificata con un altro, quindi dire: per quanto riguarda le notifiche professionali vale l'indirizzo PEC che è presente in INIPEC, per quanto riguarda le notifiche personali io in INAD metto un indirizzo PEC diverso, in maniera tale che comunque sia data la possibilità al professionista di fare in modo che sulla PEC professionale confluissero solo notifiche relative all'attività professionale e su quella, diciamo, presente in INAD, che poteva essere uguale ma anche diversa a scelta del professionista, quelle notifiche di carattere privato. Tutto questo fino al 17 agosto 2023, perché dal giorno successivo, dal 18 agosto 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determinazione AGID numero 188 del 2003, che praticamente andava a modificare proprio le linee guida che abbiamo passato in rassegna in questo momento, e le andava a modificare in una modalità che io riterrei veramente determinante, perché praticamente dava al professionista che si era visto buttare su INAD il proprio indirizzo PEC già presente in INIPEC la stessa facoltà che viene data al cittadino, che ha anche la possibilità non solo di scegliere se essere o non essere presente su INAD, ma una volta fatta la scelta di essere presente, ha anche la possibilità di tornare indietro e quindi di togliere il proprio indirizzo PEC da INAD. E quindi il concetto qual era? C'era stata una disparità di trattamento tra il professionista, che comunque doveva avere un indirizzo PEC presente in INAD, e il comune cittadino, che aveva la possibilità di essere o di non essere presente a seconda di ciò che in effetti desiderava. E allora nella modifica di queste linee guida si dice che anche il professionista potrà togliere direttamente, e quindi non solo sostituire ma anche togliere direttamente, il proprio indirizzo PEC da INAD. Adesso apro una parentesi per fare quel ragionamento
che praticamente al quale vi avevo accennato in apertura di relazione, cioè visto e considerato che oggi il privato cittadino ha la possibilità di non essere presente in INAD e anche il professionista, cioè l'avvocato Maurizio Reale, ha la possibilità di non essere presente in INAD se lo vuole, mi chiedo se una notifica fatta dal 18 agosto 2023 alla PEC dell'avvocato Maurizio Reale, che nulla c'entri con l'attività professionale che svolge l'avvocato Maurizio Reale, ma che sia riferibile a una questione privata di chi vi sta parlando in questo momento, se quella notifica è valida o non è valida. Perché se l'avvocato Maurizio Reale ha deciso di togliere l'indirizzo PEC da INAD e di lasciare solo quello professionale, così come il cittadino è libero o no di essere presente su INAD, e quindi se dovessi fargli una notifica PEC e un indirizzo PEC che magari trovo sul blog di questo cittadino, ma questo indirizzo PEC non lo trovo su INAD, mi chiedo se questa notifica sia valida o non valida. Io la mia idea ce l'ho, so che è un'idea, o meglio, una teoria minoritaria, ma fino a quando qualcuno non mi convince con argomenti del contrario, io continuo a sostenerla questa mia teoria, non pretendendo naturalmente che venga condivisa, ma io dico che se l'avvocato Maurizio Reale ha scelto di togliere il proprio indirizzo PEC da INAD, una notifica fatta alla PEC, chiamiamola così, professionale, presente in IPEC o Reginde, dell'avvocato Maurizio Reale, non può che essere una notifica che abbia a che fare con la sua attività professionale, non che abbia a che fare con la sua sfera privata, di natura privata. Solo così è possibile leggere e dar seguito anche a quel provvedimento del garante. Sicuramente molti di voi diranno, ma non è detto che in questo paese si debba seguire ciò che dice il garante per la protezione dei dati personali, ma nel momento in cui l'osservazione ha a che fare con normative, che sono normative anche di carattere europeo, perché sicuramente il garante della protezione dei dati personali non guarda soltanto al decreto legislativo 196/2003, il decreto legislativo 101/2018 che è stato introdotto proprio per andare a limare alcune incongruenze che c'erano nel 196/2003 rispetto al regolamento europeo 2016/679. Io credo che una certa rilevanza, anche in base a quanto prevedono le nuove linee guida introdotte dal 18 agosto del 2023, tutto ciò dovrebbe averla. Vi dico altresì, non ho fatto in tempo, credetemi, non ho fatto in tempo a darvi la numerica di questo provvedimento, ma c'è una recente sentenza della Corte di Cassazione dell'aprile del 2024 che ho rinvenuto qualche giorno fa e che proprio non fa altro che confermare quello che vi dico io. E forse a livello di Cassazione, da quando c'è da quando ci sono le linee guida INAD modificate, è forse la prima pronuncia. C'è anche una pronuncia del Tribunale di Napoli, e quindi parliamo di merito, che conferma quello che vi sto dicendo io. Quindi la giurisprudenza sembrerebbe, magari sbaglia, magari io sbaglio, sicuramente starò sbagliando, è probabile, però ripeto, coerentemente con quelle che sono le norme e in coerenza con quella che è anche la decisione del garante per la protezione dei dati personali, mi piacerebbe che qualcuno non si limitasse a dire solo ma io devo per forza fare la notifica PEC perché c'è un indirizzo PEC
Sì, ma io devo vedere se quell'indirizzo PEC c'è, se c'è per quale motivo. Se io ho un indirizzo PEC presente in INIPEC o a Regindè, io sono stato costretto da una disposizione normativa del novembre del 2009, che è operativa dal novembre del 2009, ad avere un mio domicilio digitale per l'esercizio della mia attività professionale presente in pubblici elenchi. Ma nessuno oggi mi obbliga, né tantomeno lo fanno le linee guida, così come in vigore dal 18 agosto 2023, ad avere anche un indirizzo PEC su INAD. E allora, se sono presente su INAD, posso essere raggiunto anche per questioni private, se non sono presente su INAD, a mio modo di vedere, non posso essere raggiunto per questioni che nulla hanno a che fare con la mia attività professionale relativamente a un indirizzo PEC presente in INIPEC e a Regindè. Naturalmente, ripeto, è una mia argomentazione e ben vengano le opinioni di carattere di segno contrario. Andiamo avanti, torniamo quindi al quel famoso articolo 3 ter della legge 53 del 1994. Abbiamo smarcato più o meno quanto riferito dal punto A e dal punto B della norma. Andiamo a vedere come prosegue la norma e diciamo che l'articolo 3 ter nel comma 2 sicuramente propone una novità della quale si aveva la necessità, si avvertiva l'esigenza. Quante volte abbiamo detto al legislatore di creare qualcosa che potesse evitare di non utilizzare l'utilizzo della PEC perché magari la notifica PEC non andava a buon fine per una causa imputabile al destinatario. Ed ecco che il comma 2 dell'articolo 3 ter prevede proprio dei rimedi laddove, quando la notifica non è andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, c'era un rimedio che avremmo dovuto, o meglio, che avremmo potuto utilizzare proprio per aggirare questo ostacolo. Io ve lo faccio vedere lo stesso il rimedio, ve lo descrivo, lo vedete nella slide, quello di cui era lettera A del comma 2 dell'articolo 3 ter. Innanzitutto è un rimedio che poteva essere esperito solo se il destinatario della notifica PEC fosse stato un'impresa o un professionista. E quindi non un comune cittadino e non, udite, una pubblica amministrazione. E allora, se il destinatario della notifica PEC fosse stato un'impresa o un professionista iscritto in INIPEC, eccetera, eccetera, l'avvocato, una volta avuto un messaggio di mancata consegna e quindi di mancata notifica per causa imputabile al destinatario, avrebbe dovuto proseguire il processo di notifica mediante inserimento a spese del richiedente, quindi del cliente, in un'area web riservata dall'articolo 359 del codice della crisi di impresa di insolvenza, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per poter effettuare tale inserimento in tale area, e la notificazione in questo caso sarebbe stata ritenuta eseguita dal decimo giorno successivo a quello in cui era compiuto l'inserimento. Quindi capite perfettamente come, davanti a una notifica fatta a un'impresa o a un professionista con l'obbligo di avere la PEC in INIPEC e Regindè, davanti a una mancata notifica per causa imputabile al destinatario, si poteva ovviare a questa situazione con l'inserimento all'interno di quest'area web. Bene, ormai
non suscita nemmeno più ilarità la slide successiva che io propongo, ma naturalmente fino a qualche tempo fa suscitava ilarità perché l'area web, che doveva essere pensata già pronta ed esistente con il codice con l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, quindi se non erro parliamo luglio 2022, non solo non era già all'epoca diciamo esistente, ma non è stata esistente neanche a marzo del 2023, neanche a giugno del 2023 e neanche a giugno del 2024. L'area web non esiste, e vi dico, andando proprio a leggere la controriforma Cartabia, che c'è un cambiamento di rotta da parte del legislatore. Quest'area web definitivamente scompare e dovrebbe, il condizionale d'obbligo, dovrebbe essere sostituita da un'area dedicata presente all'interno del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, con la quale poter fare in teoria un'attività simile a quella riportata dalla norma che avete visto poc'anzi. Naturalmente attenderemo la pubblicazione della norma per poter in effetti affermare se e come dovrà essere utilizzata, ma soprattutto da quando, perché mi aspetterei che nel frattempo chi di competenza, chi di dovere, stia lavorando per realizzarla quest'area all'interno del PST, perché non vorrei vedere una nuova norma che si sostituisce a quella vecchia e che alla fine comunque non consente della stessa l'utilizzo, così come ad oggi ne è stato pregiudicato l'utilizzo di questo famoso comma lettera A dell'articolo 3 ter comma 2. L'articolo 3 ter comma 2 alla fine con il numero 3 diceva che quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie. Attenzione, perché a proposito proprio di quest'area web, il legislatore a un certo punto forse si è reso conto che doveva fare qualcosa, perché ci trovavamo di fronte a una norma che teoricamente doveva essere utilizzata, ma che non poteva essere utilizzata perché mancava proprio la struttura informatica dell'area web prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. E allora che cosa fa il legislatore? Non naturalmente il primo marzo 2023, ma aspetta che si arrivi a luglio del 2023, dove praticamente con l'articolo 4 ter della legge 87 del 2023 del 3 luglio del 2023 decide di sospendere fino al 31/12/2023 i commi 2 e 3. I commi 2 e 3, proprio quelli che abbiamo visto e dei quali abbiamo parlato fino ad oggi, fino a questo momento. Ma attenzione, non solo ha sospeso, ma in un certo qual modo si è anche preoccupato di normare e di indicare qual era la strada da seguire nel caso in cui la notifica PEC non fosse andata a buon fine per causa imputabile al destinatario. Allora, ve la dico prima senza leggere la norma, poi la leggiamo insieme la norma. Innanzitutto, cosa succede a seguito dell'entrata in vigore di questo articolo 4 ter della legge 87 del 2023? Io sono obbligato per legge a fare la notifica PEC all'avvocato X. La notifica all'avvocato X non va a buon fine e ricevo una ricevuta di accettazione, che è quella che naturalmente viene emessa dalla software house che mi rilascia il servizio PEC, e una ricevuta di mancata consegna. Oggi faccio quella notifica, quindi la ricevuta di accettazione la ricevo oggi 24 giugno 2024.
Cosa dice questa norma che stiamo vedendo? Questa norma dice che io devo proseguire la notifica per le vie ordinarie e quindi posso scegliere se farla, se autorizzato dall'ordine, in proprio tramite UNEP, in proprio, diciamo, tramite ufficio postale, chiedo scusa, se invece non autorizzato dall'ordine o se non voglio farla in proprio tramite ufficio postale, la faccio tramite UNEP. In questo caso, per il notificante, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui è tornata la ricevuta di accettazione. Vedete? E adesso la leggiamo la norma. Quando non è possibile o non ha esito positivo la notifica eseguita ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 ter, la stessa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione. Quindi provo a notificare tramite PEC, non va a buon fine, ho ricevuto oggi l'accettazione, domani vado all'ufficio postale, dopodomani vado all'ufficio UNEP e faccio fare la notifica all'ufficio UNEP. Nel momento in cui la notifica viene effettuata, per me quella notifica si intende perfezionata 3 giorni prima, cioè il giorno 24, cioè il giorno relativo alla data che avrò sulla ricevuta di accettazione a seguito del tentativo della notifica tramite posta elettronica certificata. Siamo arrivati fino al 31 dicembre del 2023. Inutile dirvi che al legislatore è sfuggito il termine che c'era del 31 dicembre 2024, neanche il mille proroghe si è degnato di considerare quella norma. E allora che cosa succede? Succede che quando magari qualcuno comincia a scrivere sui blog piuttosto che sui social, attenzione che abbiamo di nuovo in vigore una norma la cui vigenza era stata sospesa dal legislatore perché mancava il pezzo più importante per poterla fare entrare in vigore, il termine del 31 dicembre è scaduto, siamo al 1 gennaio 2024, ce la ritroviamo di nuovo operativa e vigente. E allora il legislatore, sempre con molta calma, corre ai ripari, tra virgolette, e il 23 febbraio c'è appunto una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la numero 18 del febbraio del 2024, dove nuovamente i commi 2 e 3 dell'articolo 3 ter della legge 5394 vengono nuovamente sospesi, questa volta fino al 31 dicembre 2024. Nell'intenzione del legislatore, entro questa data dovrebbe essere stata già pubblicata quell'ulteriore modifica che prevede non più l'utilizzo dell'area web in caso di mancata notifica addebitabile per causa addebitabile al destinatario, ma di un'area presente all'interno del portale dei servizi telematici. Chi vivrà, vedrà. Ultima norma è quella dell'articolo 137 del codice di procedura civile, e poi naturalmente passerò la parola alla dottoressa Parussolo. Questa norma in pratica non fa altro che confermare quanto abbiamo detto in precedenza, cioè sull'obbligo di notifica PEC, che supera quindi anche tutte quelle attività volontarie che prima l'avvocato poteva pensare di fare o di non fare. Adesso deve per forza, quando si tratta di imprese, quando si tratta di professionisti e anche quando si tratta di cittadini, se hanno l'indirizzo PEC presente, in INAD deve necessariamente fare la notifica PEC. E allora all'ufficiale giudiziario ci si potrà rivolgere solo dopo aver praticamente fatto questa analisi, dopo aver visto che o non ha un indirizzo PEC o quell'indirizzo PEC non è tale da far sì che la notifica sia andata a buon fine. E allora solo e soltanto in questo caso possiamo andare dall'ufficiale giudiziario dichiarando all'ufficiale giudiziario che non abbiamo potuto eseguire la notifica tramite posta elettronica certificata e dobbiamo specificare anche la, diciamo così,
il modo, diciamo, la motivazione per cui non abbiamo potuto eseguirla. Di questa dichiarazione che noi renderemo all'ufficiale giudiziario verrà dato atto dallo stesso nella data di notifica e quindi potremo validamente effettuare la nostra notifica. Ormai credo che non ci siano più dubbi, all'inizio c'erano, ma comunque nel dubbio, adesso ci vuole proprio questa parola, lo diciamo di nuovo, naturalmente questa dichiarazione prevista dall'articolo 137 non esiste e non ha ragione di esistere laddove parliamo di una notifica che l'avvocato deciderà di fare in proprio tramite ufficio postale, perché dovrebbe dichiarare a se stesso e quindi capite perfettamente che la cosa non è assolutamente ipotizzabile. Così come naturalmente non c'è nessuno che potrà obbligare il professionista, una volta che la notifica PEC non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, a tentare la notifica tramite UNEP o a tentare la notifica in proprio tramite ufficio postale. Questo rimane nella nostra assoluta discrezione, quindi siamo gli unici a poter stabilire, a decidere questo. Io terminerei qui la mia relazione. Naturalmente resto a disposizione e già vi dico che sicuramente con la dottoressa Barussolo andremo molte volte durante la sua relazione così a scambiarci la parola proprio per precisare ancora ulteriori, diciamo, magari punti che possono sembrare non chiari e per rendere anche la relazione meno monotona di quanto non sia stata sicuramente la mia, della quale vi chiedo umilmente scusa e vi ringrazio naturalmente per avermi seguito e ascoltato. Bene, intanto credo che il collega Reale sia stato, almeno per noi che l'abbiamo ascoltato, dimmi Gabriele. Anche il nostro microfono va acceso, tutti e due. Sì. Spero che mi sentiate, qua non si capisce niente, è una specie di Cape Canaveral, però ce la faremo. Detto questo e arrivando al punto, ringrazio il collega Reale per quanto mi riguarda assolutamente chiaro ed esaustivo e prima di cedere la parola alla dottoressa Barussolo, con l'ausilio della collega Ugenti, proviamo un pochettino a fare il punto su quanto ci siamo detti e delle tante domande che sono arrivate abbiamo provato a selezionarle quelle più frequenti, per cui se il collega Reale ce lo consente vorremmo sottoporgli alcuni quesiti. Abbiamo detto sin dall'inizio che queste tematiche impattano in maniera importante sulla quotidianità del lavoro di noi avvocati e il susseguirsi di riforme, controriforme e protocolli di varia natura e specie non fa altro che aggravare lo stato di profonda prostrazione in cui ci si trova quando davanti al computer, magari l'ultimo giorno, proviamo ad effettuare la notifica. Prima di procedere in questo senso e per un pochettino chiudere l'intervento del collega Reale, mi pare di comprendere che quando ci troviamo di fronte alla scelta obbligata di ricorrere all'ufficiale giudiziario per la notifica di atti giudiziali, abbiamo visto civilistici o stragiudiziali, funziona un po', riprende a funzionare il doppio binario della notifica, no? Quindi per il notificante vale la ricevuta di accettazione. Chiaramente se l'avvocato si rivolge all'ufficiale giudiziario, oltre alla dichiarazione che con non senza fatica, almeno qui a Bari, con la collaborazione dell'UNEP siamo riusciti a partorire, si esibisce anche quella accettazione se ci sono problemi sui termini di notifica. Quindi evidentemente, poiché siamo tutti abituati, ahimè, per forza di cose a lavorare sempre all'ultimo giorno, quindi uno produce l'accettazione e in quel momento è salvo, anche se la notifica telematica non è andata a buon fine. Chiedo se invece il collega usufruisce, ha chiesto e ricevuto autorizzazione a notificare in proprio
effettua autonomamente e per scelta la notifica, il tentativo di notifica telematica, ma questo tentativo, perché magari gli faceva comodo la sera precedente, non è andato a buon fine e dopo il giorno successivo procede alla notifica in proprio questa volta. Questa certificazione di, diciamo, questo salvacondotto della ricevuta di accettazione datata nel giorno precedente della scadenza va notificata insieme all'atto o ce lo si tiene in cascina come argomento per contrastare eventuali eccezioni? Grazie per la domanda. Allora, io ritengo che questo sia un qualcosa che debba essere utilizzato per dare al giudice la prova di aver effettuato la notifica nella tempistica prevista e quindi di averla effettuata con il disposto sia dell'articolo 3 ter sia della sospensione e quindi ulteriore norma che abbiamo visto poc'anzi. Io non credo che vada notificata al destinatario insieme al, diciamo così, all'atto. Naturalmente nulla esclude che questo possa essere fatto, però parliamo, secondo me, secondo, diciamo, quello che posso pensare e dirvi io, una semplice facoltà, ma sicuramente non un obbligo. Era unicamente forse ai fini di rimuovere anzitempo eventuali, come dire, eccezioni che sicuramente dai buoni colleghi, incluso noi a parti invertite ovviamente, non ci risparmiamo per cercare di come dire, centrare l'obiettivo. Grazie all'avvocato Reale, lascio la parola e anzi la tastiera all'avvocato Genti, che la metterà in contatto, se avete Adriana, metterà in condizione di rispondere. Questo è il balletto delle poltrone, purtroppo, perché abbiamo il doppio PC. Buonasera a tutti. Abbiamo il doppio PC, però purtroppo è un po' difficoltoso, quindi devo togliere momentaneamente la poltrona all'avvocato Ressa. Allora Maurizio, ci sono una serie di domande, io ho selezionato quelle più pertinenti. Parto dal presupposto che penso che tu sappia che io non concordo pienamente con te riguardo alla questione della PEC del professionista, e le domande principali riguardano proprio la PEC del professionista, in quanto mi sono permessa anche di formulare una mia ipotesi. La domanda principale riguarda il fatto che una notifica effettuata nei confronti di un professionista, che sia una notifica personale piuttosto che una notifica riguardante l'attività professionale, sia o possa essere considerata inesistente o nulla. A mio parere è assolutamente esclusivamente annullabile, in quanto, tra l'altro, tu in questo sei stato anche abbastanza chiaro, in quanto obiettivamente a partire da luglio del 2023, qualora non avessimo noi professionisti, in base a quelle che sono gli orientamenti che tu ci hai portato, non avessimo voluto ricevere notifiche personali sul nostro domicilio digitale comunicato a novembre del 2029, avremmo dovuto optare per il cosiddetto opt-out, quindi sostanzialmente dire che non vogliamo che il nostro indirizzo sia automaticamente trasferito in ITAP. Concordi con questa visione? Sì, vuoi aggiungere qualcosa? Assolutamente sì, non è esistente né nulla, eventualmente è annullabile, quindi comunque impugnabile con tutte le dovute circostanze del caso. L'altra domanda riguarda questa, magari può essere un po' più... Poi Adriana, perdonami, tu lo sai che io molte volte la lingua non riesco a frenarla, e un po' su questo siamo... Siamo bravo. In due, almeno in due, qui ci conosciamo da vent'anni. Allora, ci conosciamo da vent'anni e siamo almeno in due qui, quindi. E ti dico che benvenga la tua precisazione, la sposo in pieno, e veramente temo, ma come temo in tutte le altre ipotesi di anomalie rispetto a quanto previsto dalla legge 53-94, che ci sia sempre qualcuno che dall'alto, diciamo, della sua capacità di valutare e argomentare possa invece ritenere il contrario. Io mi auguro e auspico di no, però quante ne abbiamo viste decisioni veramente prive di capo e di coda. Ricordo all'Aquila quando eravamo insieme tanti anni fa, anche con Francesco, 2016. Con Angelica, con Fabrizio Sigillò,
Come ci no? Siamo divertiti tantissimo, anche prendendo proprio in esame tutte quelle decisioni che non avevano né capo né coda. Quindi quello che dici tu lo sposo al 100%, comunque, non c'è dubbio. Non è che lo devi sposare per forza perché ci conosciamo. Assolutamente, anche perché mi conosci. Possiamo anche avere opinioni contrastanti, però direi che queste precisazioni sono importanti, in particolar modo per i colleghi, per evitare quelle che noi abbiamo sempre detto da tanto tempo, e cioè tutte quelle eccezioni che potrebbero anche comportare, attenzione, una condanna ex articolo 96, perché voglio dire, se sono pretestuose e non fondate ma solo campate su sentito dire o eccetera eccetera. Invece, dicevo, quella che possiamo ritenere sicuramente più interessante, un attimo, perché nelle procedure esecutive la notifica da eseguirsi presso la cancelleria per i debitori che non abbiano eletto domicilio si può fare all'indirizzo PEC della cancelleria o va fatta comunque tramite UNEP? Sostanzialmente il discorso è questo. Guarda, io la farei tramite UNEP per sicurezza. Sono perfettamente d'accordo. Anche perché, ragazzi, là parliamo di un qualcosa che alla fin fine rischiamo di far spendere al nostro cliente soldi inutilmente, no? E tempo. Il tempo è prezioso e anche i soldi. Per cui io mi comporterei esattamente così, cioè tramite UNEP, senza dubbio. Il collega non aveva scritto tramite UNEP, l'ho aggiunto io finale perché era proprio il suggerimento da dare al collega. L'ultima domanda e poi passiamo la parola a Noemi. Questa, diciamo, è più la più classica, e cioè il comune, opposizione a sanzione amministrativa, giudice di pace, il comune si affida ad un avvocato esterno, perdo in primo grado, l'appello a chi lo devo notificare? Allora, bisogna vedere innanzitutto, allora, teoricamente se non c'è un nuovo procuratore che sia stato designato, l'appello va notificato al procuratore che a me risulti essere ancora quello della parte. Poi naturalmente dobbiamo fare tutta una serie di verifiche, però non possiamo avere la sfera di cristallo e quindi ipotizzare che dopo X giorni quella persona avrebbe affidato il mandato a Tizio e avrebbe tolto il mandato a Caio al quale lo aveva affidato prima. Quindi io lo notificherei al difensore che assisteva la parte nel giudizio davanti al giudice di pace. Per eccesso di, considerato che le pubbliche amministrazioni locali sono iscritte nel registro PPA, la notifico, tanto è via PEC, non ho costi, la notifico. Esatto. Io ripasso la parola all'avvocatoressa che a sua volta continua a moderare l'incontro. No. Grazie. Allora, mi pare di comprendere che, insomma, confermato quanto ci eravamo detti all'inizio, ovvero che l'impatto pratico di questa normativa articolata e stratificata, tipica della legislazione italiana, produce sulla vita di tutti i colleghi. Per ritornare un attimo all'INAD e a coloro i quali, professionisti e imprese, si vedano trasportato il proprio indirizzo PEC sull'INAD e non abbiano esercitato l'opzione di cancellarlo, le notifiche individuali e non a ragione della loro attività di impresa professionale fatte su quell'indirizzo sono comunque ugualmente valide. Certo. Assolutamente sì. Benissimo. Assolutamente. Allora, più o meno, insomma, è questo. Ovviamente il sistema di questo il webinar non consente, come dire, un one-to-one con quanti... però c'è, quindi speriamo di aver interpretato almeno il grosso di queste domande, per non restando che magari in prosieguo, dopo che la dottoressa Noemi Parussolo avrà fatto il suo intervento, magari se ne concretizza qualcun altro. Quindi intanto grazie all'avvocato Reale, cedo subito la parola alla dottoressa Noemi Parussolo, credo si pronunci così. Imbarazzante, nel senso che qui ci sono state una serie di ipotesi, questa è quella ufficiale, Parussolo. Ed è quella corretta. È più difficile trovare dove mettere l'accento anziché la questione INAD come privato oppure non privato. Grazie mille. Io rimango in ascolto, oscuro 2 minuti il video, ma sono qui. Grazie, grazie, va benissimo. Prego, dottoressa. Grazie, chiedo alla regia se gentilmente possono consentirmi la condivisione del monitor, così da poter
avviare questa relazione. Innanzitutto non ho avuto l'opportunità perché Graziano mi aveva rubato la cuffia, però colgo l'occasione per ringraziare l'ordine di questo evento e dare il benvenuto a tutti i discenti collegati da Bari. E che cosa faremo durante questa relazione? Entreremo un po' più nel tecnico pratico, quindi andremo a vedere le tipologie di documenti previste dal CAD e per le quali io debba attestare la conformità, ma soprattutto andremo a redigere una notifica PEC ai sensi della legge 53/94 tramite quello che è un applicativo sicuro e disponibile all'interno del portale accessogiustizia.it. Prima di entrare nel tecnico pratico e quindi fare insieme quella che è una notifica attraverso il tool, cogliamo ogni volta l'occasione con Maurizio Reale, l'avvocato Maurizio Reale, in considerazione del fatto che gli strumenti del Digital Trust, quali indirizzo PEC e firma digitale, sono per voi professionisti pane quotidiano, utilizzati quindi quotidianamente, delle piccole indicazioni a riguardo una gestione e manutenzione del servizio e che quindi gestione e manutenzione che porta negli anni vita al dispositivo di firma digitale e alla posta elettronica certificata. Più nel dettaglio, quello che noi consigliamo, Maurizio, in riguardo al servizio di firma digitale, innanzitutto potrà sembrare banale, ma non lo è assolutamente, di non lasciarla perennemente inserita all'interno del device, del computer utilizzato. L'hardware, quindi la scocca di dove dentro c'è quindi disponibile la SIM, dove sono impressi i vostri certificati, è comunque una scocca fatta di plastica che, se perennemente surriscaldata, poi può portare a quella che è la rottura e quindi al mancato utilizzo del dispositivo. Quindi il primo consiglio che diamo: non lasciatela perennemente inserita il dispositivo, non lasciatelo cadere, ecco, quindi fate bene attenzione a tenerlo ben riposto all'interno del vostro cassetto. Ma soprattutto, Maurizio, il terzo consiglio che noi ogni volta diamo qual è? Ti passo la parola su questo punto, perché come avvocato, chi più di te, insomma. Certo, allora il consiglio è sempre lo stesso ed è un consiglio che a Bari sono convinto che i colleghi già conoscono, perché perpetrato in continuazione anche da tutta la commissione informatica dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ma anche in particolar modo dall'amico Nicola Gargano, che da sempre ha consigliato di avere almeno due dispositivi di firma digitale. La stessa cosa la faceva Adriana Ugenti, la stessa cosa Patrizio Galeotti, ma poi alla fin fine purtroppo quello che io riscontro, non naturalmente a Bari ma un po' dappertutto, con colleghi che mi chiamano, che mi mandano mail disperati perché si ritrovano all'ultimo giorno utile per fare un deposito e il dispositivo di firma è improvvisamente non funzionante. Guardate che tutti i dispositivi elettronici non avvisano sulla loro rottura e sul loro mancato funzionamento. In più c'è una cosa che molte volte noi ci dimentichiamo, che è quella della scadenza della validità dei certificati di autenticazione e sottoscrizione, che per diciamo linee guida, per normativa, non possono essere rinnovati se non almeno un giorno prima della scadenza, affinché possa essere conclusa tutta quell'operazione di rinnovo. E vi dico anche un'altra cosa: oggi siamo qui insieme alla società Visura a fare questo webinar. Comprate il dispositivo di firma con chi volete, la Giuffre, la Miriam, Aruba. L'importante è che ne abbiate due. Credeteci, questi consigli li diamo solo ed esclusivamente a tutela della vostra attività professionale, perché poi purtroppo non ci sarà nessuno che davanti a un dispositivo non funzionante o davanti a un certificato scaduto e quindi l'impossibilità di fare il deposito telematico sarà disposto a rimettervi nei termini. Questa è una cosa alla quale veramente da anni noi cerchiamo di sensibilizzare ogni volta che possiamo farlo, nella speranza
che siano sempre più residuali e proprio minori i casi nei quali purtroppo accade che ancora un collega o una collega non possa fare il suo deposito perché ha un dispositivo di firma non funzionante. Grazie Maurizio, con questo tuo intervento colgo l'occasione anche per far vedere come verificare la scadenza di un dispositivo di firma digitale, almeno per quelli che sono i dispositivi emessi dalla società Visura S.p.A. provvediamo con una comunicazione dai 90 giorni prima entro le 23:59 del giorno di scadenza sull'indirizzo di mail utilizzato in fase di emissione del dispositivo con tutta quella che è la procedura per attuare quindi il rinnovo dei certificati. Qualora io però oggi voglia verificare la scadenza dei dispositivi, dei certificati contenuti all'interno del mio dispositivo, che ricordiamo sono sempre due: un certificato di autenticazione, che è quel certificato che io utilizzo per consultare i fascicoli dove risulto essere costituito, e un certificato di sottoscrizione, che è quel certificato che io utilizzo per sottoscrivere digitalmente sia in modalità PADES che in modalità CADES i documenti informatici. Lo vediamo attraverso quello che è l'applicativo del GoSign. Ora, quello che io sto utilizzando è il GoSign Desktop, scaricabile gratuitamente tramite quelle che sono le nostre FAQ dal sito faqfirenzeanconaquaderno.lextel.it. Ma questo programmino dovreste averlo anche portable qualora voi utilizziate un dispositivo emesso da noi, quindi se si seleziona il pulsante di Autorun dentro al software del dispositivo, vi uscirà comunque la possibilità di avere gli stessi servizi che stiamo vedendo adesso. Qual è il pulsante che mi permette di prendere gestione del mio dispositivo di firma digitale? È il pulsante di firme e certificati. In corrispondenza di firma dispositivo abbiamo un pulsante con un più. Aprendolo, come potete vedere, qui sono riportati due certificati di cui vi ho appena parlato. Quello con il nome e con il cognome è il certificato che si utilizza per la firma, mentre quello con il codice fiscale, dato che il codice fiscale è un dato univoco, è impresso, è il certificato di autenticazione. Come visualizzo la scadenza? Semplicissimo: in corrispondenza di uno dei due seleziono l'occhio che sta a significare la possibilità di poter verificare il dettaglio, e in corrispondenza di valido dall'AL avrò la data di generazione del dispositivo e la data di scadenza. Quello che noi consigliamo è di procedere con il rinnovo entro e non oltre le 23:59 del giorno prima della scadenza. Voi avete l'opportunità di poterlo fare da 3 mesi prima, entro e non oltre le 23:59. Faccio per un esempio pratico, in questo caso il mio certificato scadrà al 13 di novembre del 2026, avrò la possibilità di rinnovarlo entro e non oltre le 23:59 del 12 di novembre. La procedura di rinnovo, ribadisco, vi viene inviata sempre tramite posta ordinaria o anche certificata, dipende dall'utilizzo, dipende dall'indirizzo che ci avete comunicato noi in fase di registrazione, di evasione del dispositivo. Altra piccola informazione, visto che ci siamo, è che io da questa schermata posso procedere con quello che è uno sblocco del PIN. Ogni qualvolta viene richiesto l'utilizzo del dispositivo di firma digitale, sarà opportuno sempre andare a valorizzare l'inserimento di un codice PIN. Codice PIN che è formato da 8 numeri, non caratteri speciali né tantomeno lettere. Per una questione di sicurezza, se questo codice PIN viene inserito per più di 3 volte in modo non corretto, viene eseguito un blocco temporaneo. Blocco temporaneo che posso sbloccare a seguito di quello che è uno sblocco PIN. Che informazioni mi vengono richieste per questo sblocco PIN? L'inserimento del codice PUC. Codice PUC che vi è stato inviato non appena è stato generato il dispositivo di firma digitale. Quindi mi raccomando, questo dato
che è in formato PDF, che è allegato alla mail e che proviene dall'indirizzo, se non erro, codici firma digitale. Se avete l'opportunità di salvarlo in locale sul computer, ve lo consiglio perché vi tornerà utile nel momento in cui vi troverete in una condizione di PIN bloccato. Poi ripeterò il nuovo PIN che può anche essere quello utilizzato in precedenza. E questa è un po' la sintesi di quello che è l'utilizzo del dispositivo di firma digitale. Cogliamo sempre anche, Maurizio, l'occasione di dare delle indicazioni invece su quello che è l'utilizzo della posta elettronica certificata. Allora, la posta elettronica certificata, come anche la mail ordinaria, se vuoi aggiungere qualcosa, interrompimi, Maurizio. No, no, tranquilla, sono qua per Grazie. questo. E come per la posta elettronica ordinaria, non ha uno spazio illimitato nel tempo, in nessun modo. E quindi dovrò fare ben attenzione a controllare quello che è lo spazio occupato all'interno della mia posta elettronica certificata. Come faccio io a controllarlo? Per chi utilizza Outlook, l'indicazione è quella di accedere all'interno della web mail, mentre relazionava l'avvocato reale, sono quindi acceduta all'interno del sito postacertificata.lexel.it, potete farlo anche voi o sulla URL personalizzata del vostro ordine. Una volta inserita la user o l'indirizzo e relativa password, in basso a sinistra, come potete vedere, vi è proprio lo storage di occupazione. Nel mio caso, uno storage saturo al 91%. Dovrò quindi procedere con quelle che sono delle soluzioni per poter andare quindi a diminuire lo stato di occupazione. Che soluzioni io posso adottare? O eseguo un backup. Il backup dei dati contenuti all'interno della posta elettronica certificata può avvenire in due modi, o tramite una configurazione sul client esterno, quindi Outlook, Mozilla Thunderbird, o in alternativa tramite quello che è il download dei messaggi in locale e successivamente eliminazione degli stessi all'interno della web mail. Questo però, una volta che poi io procedo con la cancellazione dei messaggi sul server, almeno che io non abbia una copia, come appena detto, non sarà possibile il recupero dell'intero EML, ma potrò richiedere esclusivamente quella che è una richiesta dei log, un tracciato dei messaggi che mi concede il fornitore del servizio. L'altra soluzione è quella di andare invece ad ampliare la posta elettronica certificata. Quindi, se la convenzione con Visura e l'ordine di appartenenza prevede la posta in inbox di 2 giga, 3 giga, ora purtroppo non ricordo, ho la possibilità, a piacimento quindi del professionista, di allungarla, di, chiedo scusa, di ampliarla, di incrementarla di potenza di gigabyte con il numero che più insomma desidero. Ultimo consiglio per quanto riguarda la saturazione dello spazio è, sappiamo tutti che a seguito di un invio pack to pack ricevo quelle che sono le accettazioni e le consegne. Sappiamo tutti che all'interno della ricevuta di consegna c'è anche l'originale inviato con eventuali allegati. Potrò quindi andare eventualmente a cancellare solo quella che è la posta inviata. Ogni qualvolta si invia un messaggio e questo messaggio ha degli allegati, anche la dimensione di quegli allegati influiscono sulla dimensione occupata all'interno della posta elettronica certificata. Quindi non si, la dimensione non aumenta esclusivamente con quello che sono i messaggi PEC, ma è messaggi PEC più eventuali allegati all'interno del messaggio. Non so se Maurizio su questo punto vuole aggiungere qualcosa sulla posta elettronica certificata e la situazione di saturazione. No, Noemi, naturalmente per noi professionisti, tu già l'hai detto, no? La saturazione è qualcosa che non deve mai accadere, anche perché poi sappiamo benissimo che davanti a una PEC che non è più in grado di ricevere proprio perché è piena di messaggi, la PEC va in quella che viene chiamata tecnicamente sospensione, cioè appunto non è in grado né di trasmettere né da ricevere, e questo significa che al di là delle
notifiche fatte da noi avvocati a un indirizzo PEC che non sia più in grado capace di che non sia più in grado di ricevere. La problematica maggiore, visto e considerato che ancora non c'è l'area web di cui abbiamo parlato prima e non sapremo quando sarà pubblicata quella norma che andrà a prevedere un'apposita area all'interno del portale dei servizi telematici in caso di notifica non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, il problema che abbiamo è quello delle comunicazioni telematiche che arrivano dalle cancellerie, perché lì sin dal 2014 con il DL appunto 179 del 2012 c'è anzi dal sin dal 2012 scusate con il DL 179 del 2012 c'è la norma che consente alla cancelleria, quando tenti una notifica, una comunicazione tramite la PEC al professionista e questa non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, che la cancelleria non debba fare nessun altro adempimento, per cui poi sarà onere del professionista andare a verificare come mai da quel fascicolo non ci sono più notizie, non ci sono più notizie su quel procedimento che era rimasto in riserva e che sembrerebbe non essere stata ancora sciolta la riserva, perché poi ricordiamocelo, oltre al danno c'è anche la beffa di dover pagare per avere una copia di quel provvedimento ben il contributo, diciamo i diritti di copia moltiplicati per 10. Naturalmente c'è la possibilità, e questa è una cosa che noi naturalmente ogni volta cerchiamo di far presente alle colleghe e ai colleghi, di andare all'interno del PolisWeb, quindi del PST piuttosto che dei PolisWeb che forniscono i punti di accessi privati, perché c'è un'apposita sezione relativa proprio alle comunicazioni di cancelleria che non dovessero essere andate a buon fine. Possiamo recuperarle da lì, possiamo verificare da lì, quindi mi raccomando, cerchiamo sempre di essere molto smart nell'utilizzo di questi strumenti informatici, proprio perché, ripeto, ormai il professionista non può più accampare scuse laddove abbia la PEC piena, laddove abbia la firma digitale non funzionante, laddove quindi non abbia una connessione internet, per esempio, e laddove per esempio non abbia neanche un computer, che potrebbe, facendo corne scongiuri, decidere di non essere più in grado di poter lavorare proprio in quel giorno dell'ultima quell'ultimo giorno utile del deposito telematico di quella memoria, di quella conclusionale, piuttosto che di altri adempimenti. Sono strumenti che dobbiamo governare noi. Sono strumenti quindi dei quali la manutenzione è esclusivamente a nostro onere, tra virgolette, e onore. Di conseguenza non possiamo perderci davanti a queste cose se non vogliamo incorrere in responsabilità di natura deontologica, ma anche e soprattutto di natura professionale. Grazie Maurizio. Ricordiamo che è anche onere del professionista, qualora la convenzione lo preveda, il rinnovo della posta elettronica certificata. Se non viene eseguito il rinnovo entro la data di scadenza, in automatico la casella può definirsi non funzionante, in quanto non sarà possibile da parte del professionista l'invio della PEC, né tantomeno la ricezione. Quindi particolare attenzione, oltre allo stato di saturazione, va posta al rinnovo della PEC, qualora sia previsto dalla convenzione. E quindi anche in questo caso, se avete poste elettroniche certificate con la convenzione visura ordine degli avvocati di Bari, vi verrà inviata dai 90 giorni prima la comunicazione di procedere con il rinnovo dell'indirizzo in questione. Anche perché Maurizio, a volte è un'informazione importante, nel momento in cui io ho una casella che è inibita alla ricezione, quindi non sta funzionando perché saturo o perché non rinnovata, chi prova a mandare un messaggio PEC riceverà da subito l'avviso di mancata consegna. Quell'avviso di mancata consegna chiude il cerchio di spedizione, non ritenta l'invio del messaggio, della notifica successivamente. Quindi il giro si è chiuso. A volte si pensa anche che ora ho la casella satura,
procedo con la cancellazione dei messaggi che non mi occorrono più o con l'ampliamento. Tutto quello che ho ricevuto dalla data di saturazione fino a che non ho provveduto con l'ampliamento o la cancellazione mi verrà scaricato in automatico sul mio indirizzo PEC. Non è purtroppo così, perché a seguito di un invio con PEC satura, chi prova a mandare il messaggio riceve la mancata consegna con l'indicazione proprio di casella piena. Quindi chiedo scusa per essere, insomma, noi ci teniamo sempre, Maurizio, però cogliamo l'occasione, visto che poi stiamo parlando anche di notifiche PEC, notifiche che richiedono l'obbligo e l'utilizzo di sia posta elettronica certificata che di firma digitale. Quindi quale momento migliore per dare queste indicazioni e così far lavorare serenamente, i professionisti avvocati. E a questo punto terminiamo quello che è il discorso della PEC, della firma digitale, e rientriamo in quello che è il tool di notifiche PEC. Il tool di notifiche PEC è stato realizzato da Visura SPA a seguito di quelle che erano state date, le vostre indicazioni percepite negli anni nella creazione di un tool che segui passo passo l'avvocato nella redazione di una relata di notifica, ma soprattutto che al professionista stesso vada a creare una notifica con pochi errori, dal momento in cui sono dei semplici step e dal momento in cui, qualora io non vado a valorizzare quello che è un dato obbligatorio, il servizio mi blocca. Lo vediamo adesso insieme. Giro il volto perché ho due monitor e quindi questo è un po' più grande e sono più comoda. Accedo ai servizi, informazione di servizio per chi utilizza già l'applicativo Quadra. A breve verrà implementata anche quella che è autenticazione con due modalità di identificazione forte, che è SPID e CIE, quindi non troverete solo firma digitale e credenziali, ma anche SPID e CIE, e vi permetteranno anche quest'altre due modalità di poter andare a consultare il PoliceWeb o comunque andare a consultare tutti quei tool che richiedono obbligatoriamente l'utilizzo di un'autenticazione forte. Accediamo quindi con il dispositivo di firma digitale e atterriamo all'interno di quella che è la piattaforma di accessogiustizia.it. Qual è quel pulsante che mi permette di prendere visione di tutti quelli che sono i tool disponibili all'interno della piattaforma? È il bottone formato da questi 9 quadrati che noi all'interno, dove noi all'interno abbiamo suddiviso le funzionalità disponibili, le abbiamo suddivise in app, pagamenti e banche dati. Partendo dal basso, attraverso quello che sono i servizi disponibili sotto banche dati, ci viene consentita la consultazione e l'erogazione in tempo reale delle banche dati della pubblica amministrazione. Infatti, come potete vedere, troviamo il catasto, la conservatoria, la camera di commercio e soprattutto anche quello che è il servizio ACI. Solo per il professionista avvocato, dal momento in cui viene conferito un mandato dal vostro cliente, viene consentita quella che è la consultazione tramite ricerca per denominazione o codice fiscale, quindi prendere poi visione sia persona fisica che giuridica, e quindi poi prendere visione di quelli che sono gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi intestati a quel soggetto. Abbiamo poi quella che è la sezione di pagamenti, dalla quale posso andare ad eseguire pagamenti di contributo unificato, diritti di copie. Anche da poco, in considerazione di quello che qua Maurizio, insomma, alzi la penso gli occhi al cielo, perché è stato peggio dell'entrata in vigore del 2014 il processo civile telematico, gli atti UNEP. Maurizio, non so se vuoi dedicare due minuti per quanto riguarda questo argomento, o vuoi lasciare perdere. Guarda, il problema degli atti UNEP, al di là del fatto che, lo dico senza nessuna remora, anche questa volta il Ministero tramite DGSIA ha scaricato il problema relativo ai test su questi schemi direttamente a noi avvocati in fase di utilizzo e anche direttamente sugli uffici UNEP, sugli operatori sugli uffici UNEP. Che gli schemi abbiano problemi ormai penso che sia
veramente inutile ribadirlo, ma quello che mi preoccupa è il continuo fiorire di protocolli, soprattutto quando magari questi protocolli o linee guida o vademecum che dir si vogliano, poi sono anche contrari a quelli che sono i principi del codice dell'amministrazione digitale, dove vengono preferite alcune tipologie di firma piuttosto che ad altre tipologie di firma. Sappiamo benissimo che ormai anche la questione delle diverse tipologie di firma nell'ambito dei diversi processi telematici è stata superata dal regolamento EIDAS. Però ecco, quello che mi preoccupa veramente è il dover andare a vedere quel protocollo di quel determinato ufficio UNEP e quindi non potermi basare solo ed esclusivamente come dovrei fare, come vorrei poter fare, unicamente andando a leggere, a capire, a applicare la norma, perché poi ogni UNEP, per un motivo sicuramente valido, attenzione, non sto dicendo che siano dei virtuosismi, chiamiamoli così, che gli uffici UNEP vogliono tirar fuori per distinguersi, ma ci sono anche da parte loro tantissime problematiche nel poter gestire le attività di richieste di notifica che noi facciamo telematicamente. Basti dire che loro non utilizzano, come fa il magistrato, come fa il cancelliere, una console specifica, o meglio, la utilizzano, ma è una console che opera in maniera scollegata dal PCT, per cui loro poi l'atto che ricevono telematicamente lo devono passare su un tablet che è stato dato loro in gestione. Capite perfettamente che anche quando parliamo di tablet parliamo di funzionalità che sicuramente sono più limitate rispetto a quelle dell'utilizzo di un computer. E ripeto, l'ultima novità sul discorso uffici UNEP, se non sbaglio è di ieri o di oggi, anzi o di sabato o di oggi, che è quella del protocollo UNEP del Tribunale, dell'ufficio UNEP di Roma. Anche qui cose diverse rispetto a quelle che presentano altri protocolli. Quindi armiamoci di santa pazienza, purtroppo, piaccia o non piaccia, se vogliamo utilizzare la funzionalità di comunicazione con l'ufficio UNEP tramite il PCT, tramite il telematico, dobbiamo necessariamente innanzitutto capire se esiste in quell'ufficio UNEP un protocollo e adeguarci a quel protocollo. Non possiamo fare diversamente. Per cui la situazione è questa: abbiamo abbandonato e abbiamo, diciamo, veramente osteggiato i protocolli durante diciamo, la prima fase dell'obbligatorietà del processo civile telematico, quindi parliamo di ormai di 10 anni fa, a breve ci saremo, 30 giugno 2014, 30 giugno 2024, saranno passati tra pochi giorni, 10 anni, con i protocolli avevamo a che fare nel 2014, con i protocolli abbiamo a che fare oggi. Cosa è cambiato? Nulla, poco o forse assolutamente niente. Di questo dobbiamo ringraziare l'assoluta non capacità del Ministero della Giustizia di mettere in condizione i professionisti di seguire l'innovazione. Noi vogliamo essere al passo coi tempi, vogliamo rimanere al passo dei tempi, vogliamo essere avvocati anche 10.0, non 2.0, ma ci mettessero nella condizione di utilizzare dei sistemi che possano funzionare da Termini Imerese fino ad arrivare a Bolzano e viceversa, e non invece dover passare per una serie di protocolli, di linee guida che sono completamente diversi gli uni dagli altri e che poi potrebbero portarci ad avere dei problemi quando il processo si sposta nelle sedi, tra virgolette, più alte, vedi Corte di Cassazione, la quale magari avrà da ridire su quello che è stato fatto nei passaggi precedenti al momento in cui quel procedimento non è arrivato davanti a loro per dare un giudizio non naturalmente di merito ma di legittimità e quindi di forma. Ed è importante, perché la forma conta, ecco perché noi dovremmo avere delle norme che ci dicano formalmente come muoverci, non dei protocolli, non delle linee guida, non dei
Vademecum, ma purtroppo in questo momento tant'è e non possiamo fare diversamente. Grazie Maurizio. Ovviamente dopo aver sentito l'UNEP ed eventuali essere a conoscenza di eventuali protocolli all'interno di quello che è il tool deposito facile si ha l'opportunità, la possibilità di inviare telematicamente quelle che sono le richieste previste dagli schemi del Ministero e attraverso quello che è il tasso spese di giustizia si ha la possibilità, ora ve li faccio vedere, di andare a pagare questa tipologia di pagamenti che vanno a confluire in quelle che sono ecco le casse dell'UNEP, quindi tant'è infatti che se qualcuno già di voi ha avuto a che fare con gli uffici INEP telematicamente avranno sicuramente questi uffici o preventivamente o successivamente avranno richiesto quelli che sono dei pagamenti telematici in formato XML che sono gli stessi pagamenti tecnicamente, sono gli stessi pagamenti che già ad oggi voi utilizzate per il contributo unificato e questi pagamenti io posso ottenerli attraverso il tool pagamento spese di giustizia dentro Quadra. Posso eseguire o un versamento apposito o prelevare la somma prevista dal conto prepagato. E poi abbiamo a disposizione tutto quello che è il mondo definito da noi app, che sono quei tool che mi permettono di interagire direttamente con il Ministero e quindi ho la possibilità tramite il servizio deposito facile e fascicoli di importare i fascicoli dal PolisWeb a scaricare anche eventuali documenti, di inviare telematicamente gli atti tramite i vari uffici giudiziari, giudici di pace, UNEP, Cassazione, Tribunale, Corte d'Appello, anche Tribunale dei Minori e anche la possibilità di poter andare a consultare il PolisWeb. Quest'oggi però noi andremo a vedere insieme il tool di notifiche PEC. Tool di notifiche PEC che prevede la realizzazione, quindi la creazione di una relata di notifiche ai sensi della legge 53/94 in 5 passi. Come potete vedere siamo qui al passo 1 di 5. Prima richiesta che viene fatta è l'avvocato notificante. I dati che vengono riportati in questa schermata sono quelli che avete censito voi in fase di registrazione al servizio. Secondo step, e qui arriviamo a un altro punto di forza del tool, è la possibilità di andare a prendere in automatico tutti quei dati del nostro cliente, della controparte, i documenti dal fascicolo disponibile all'interno della piattaforma Quadra. Quindi io dalla sezione fascicolo ho la possibilità di poter andare a selezionare uno di quei fascicoli per la quale io sto effettuando la notifica. Qualora io non li abbia, non è assolutamente un problema, dovrò andarli ad inserire io manualmente. Vi faccio vedere come, vedete qui nel momento in cui io vado a inserire l'informazione a mano manualmente è perché non ho il fascicolo disponibile nella piattaforma. Quest'oggi andremo a vedere come effettuare una notifica attraverso un fascicolo già presente all'interno di Quadra. Mi seleziono quindi il fascicolo di interesse e clicco su avanti. Step 2 di 5. Abbiamo detto che sto prendendo i dati direttamente dal fascicolo disponibile da Quadra, quindi potrò importarli direttamente dai dati della parte, perché ora siamo arrivati al passo 2 di 5 dove mi chiede i dati del cliente che difendo. Posso selezionare il tasto di importa i fascicoli della parte e in questa schermata avrò a disposizione le parti. In questo caso li andiamo ad inserire noi manualmente. Vado quindi a indicare tutti i miei dati e procedere quindi con le informazioni del cliente. Poi mi viene richiesta sempre allo step 2 di 5 la fase del procedimento. In questo caso quindi chiediamo se la notifica fa parte di un procedimento da iniziare in corso o concluso. Qualora risulti in corso ho l'opportunità di anche in questo caso selezionare il tasto importa fascicolo da PolisWeb e prendermi le informazioni direttamente dal mio servizio. Arriviamo allo step 3 di 5, l'abbiamo quindi già quasi concluso. Arriviamo quindi alla sezione del destinatario. Devo andare quindi ad inserire le informazioni
di chi riceverà la notifica. Cliccando sul tasto di aggiungi mi viene dapprima fatta una distinzione se il destinatario della notifica è la controparte domiciliatario o solo controparte, e anche in questo caso posso importarli direttamente dal mio fascicolo. Non ho i dati all'interno, vado quindi ad inserirli in modalità manuale. E arriviamo a quello che è il registro pubblico, già menzionati dall'avvocato Maurizio Reale in fase durante la sua relazione, ma che andiamo a vedere velocemente insieme nuovamente. Abbiamo quindi ho l'opportunità di prendere, quindi di recuperare quello che è l'indirizzo PEC attraverso un pubblico registro che corrisponde al REGIND. REGIND è l'acronimo di Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ed è praticamente quel registro dove risultano censiti tutti i professionisti, tutti gli utenti abilitati ad operare nell'ambito del processo civile telematico. Abbiamo poi il registro NIPEC disponibile. Vedete qui vi è anche la possibilità con un link rapido di accedere direttamente al servizio. Vedete, vi si aprirà una nuova schermata. Da questo registro, a carico del Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, ho la possibilità di reperire sia quelle che sono le informazioni delle imprese e anche dei professionisti. Abbiamo poi il registro delle imprese, che riguarda esclusivamente quindi imprese censite presso tale registro, ed abbiamo poi il registro PP e IPA per quanto riguarda le notifiche nei confronti di pubbliche amministrazioni. Infine, è stato implementato anche quello dell'INAF. Perdonami, Noemi, visto Vai, che Maurizio. parliamo di registro PP AA presente sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e di IPA, Sì. so benissimo che i colleghi già sanno magari quello che sto per dire, però ripeterlo non fa mai male. Sono i due pubblici elenchi nei quali nei quali possiamo trovare l'indirizzo PEC della PA alla quale dobbiamo notificare tramite PEC l'atto. Non possiamo però consultarli così come a noi magari piacerebbe fare o l'uno o l'altro. Dobbiamo obbligatoriamente prima andare a verificare se l'indirizzo di posta elettronica certificata è presente nel pubblico elenco pp.aa. presente all'interno del portale dei servizi telematici e solo se all'interno di questo pubblico elenco non troviamo l'indirizzo PEC della PA possiamo andare sull'indice delle pubbliche amministrazioni e quindi su IPA. Quindi mi raccomando, prima di tutto verificare la presenza dell'indirizzo PEC sull'elenco delle pubbliche amministrazioni, elenco PP.AA. Se non lo troviamo lì, possiamo, anzi dobbiamo andare a prenderci l'indirizzo PEC che risulti all'interno di IPA, indice delle pubbliche amministrazioni. Grazie mille Maurizio. Vado quindi a selezionare quello che è il registro pubblico e vado ad inserire l'indirizzo PEC recepito. Vado, seleziono il tasto di ok, qualora i destinatari della notifica fossero di più di uno, ho la possibilità di cliccare sul tasto di aggiungi in alto a destra. Arriviamo a quella che è la sezione 4 di 5 ed è quella sezione dove ho la possibilità di andare ad allegare i documenti che sono oggetto della notifica. Seleziono sempre il tasto di aggiungi in alto a destra e mi viene dapprima fatta una distinzione se l'atto è, scusa, se il documento da notificare è un atto, un provvedimento o procurale liti. Selezioniamo atto e documento e qui arriviamo a quelle che sono le tipologie di documenti previsti dal CAD.
Che tipo di informazioni devo inserire in questa maschera? Innanzitutto una descrizione breve ai sensi dell'articolo 19 ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico, andiamo ad inserire test, ma soprattutto l'origine dei documenti. A questo mi ricollego facendovi vedere questa slide. Vado un attimo a chiudere questa schermata, perfetto. Allora, abbiamo in questa slide, su questa slide, quelle che sono le tipologie di documento previsto dal CAD, partendo dalla prima, che viene chiamata appunto documento informatico. Perdonami, sì, intervengo, una, diciamo, come si dice, una considerazione di carattere preliminare. Non vorrei che il fatto che si dica solo... solo ed esclusivamente non si attesta, venga considerato genericamente sia per un utilizzo cartaceo che digitale. Qui stiamo parlando solo ed esclusivamente di un utilizzo ai fini digitali, quindi attenzione, perché non vorrei che magari si potesse equivocare. Grazie mille Maurizio. Abbiamo quindi, stiamo parlando di notifiche PEC, quindi dalla prima sezione abbiamo documento informatico, articolo 1, lettera P e 20 del CAD. In questo caso, qual è questa tipologia di documento? Semplicemente è quel documento che nasce da un programma di videoscrittura, vedi Word, e viene trasformato in formato PDF. In questo caso, qualora io vada a notificare da mezzo PEC un documento di questo tipo, non sarà necessario attestare la conformità all'originale, perché tanto è l'originale stesso, è proprio il documento informatico. In seconda battuta abbiamo copia informatica di un documento analogico ottenuto da scansione, articolo 22,2 del CAD. Questo documento qual è? È semplicemente quel documento che nasce analogico e che io procedo a digitalizzare attraverso quella che è una scansione. Apro quindi il mio scanner, lo scansiono, quindi lo dematerializzo e lo trasformo in formato PDF. Quindi, qualora io debba attestare questa tipologia di documento, quindi debba utilizzare questa tipologia di documento per la notifica, sarà opportuno attestarne la conformità all'originale, proprio perché non è un documento informatico che proviene da un programma di videoscrittura, ma è un documento che prima era analogico, che poi è stato reso disponibile in modalità digitale. E arriviamo poi al duplicato informatico, articolo 23 bis, comma 1 del CAD. Questo documento noi lo otteniamo a seguito di quella che è la consultazione del fascicolo attraverso il servizio PolisWeb. Se ci avete fatto caso, molto sicuramente sì, ad ogni evento, ad ogni documento associato ad un evento associato al fascicolo stesso, si ha l'opportunità di scaricare il duplicato informatico e la copia informatica. Il duplicato informatico, lo dice la parola stesso, è il duplicato del documento informatico ed è quindi articolo 23 bis comma 1 del CAD. In questo caso, essendo proprio il duplicato informatico, quindi il duplicato dell'originale, quindi qualora io vado ad utilizzare questa tipologia di documento ai fini della notifica, non sarà necessario attestare la conformità all'originale. Al contrario, qualora io vado ad utilizzare copia informatica di documento informatico articolo 23 bis comma 2 del CAD, in questo caso sarà opportuno attestare la conformità all'originale. Io non vedo il volto dell'avvocato Maurizio Reale, ma sicuramente non te lo faccio vedere sarà sorridendo, perché questo tipo di documento è proprio amato dall'avvocato Maurizio Reale, perché a margine alla coccarda, è vero Maurizio? Allora, tu pensa che correva l'anno 2014 e poi correva l'anno, se non sbaglio, 2015 o 2016, quando proprio insieme ad Adriana, a Patrizio, a Francesco Minazzi, ad Angelica, a Fabrizio Sigillò, eravamo all'Aquila e parlavamo già all'epoca della inutilità di quella che vedete raffigurata adesso, della coccardina, che per qualcuno, spero adesso non più,
ancora costituisce come se davanti a questa coccardina ci trovassimo davanti a un originalissimo. La coccardina sta solo a significare che quel documento che ci stiamo con il quale diciamo ci troviamo davanti è una copia, una fotocopia informatica che richiede quindi sempre la nostra attestazione di conformità, sia che dobbiamo utilizzarla nel mondo digitale, sia che stampandola vogliamo utilizzarla nel mondo cartaceo, nel mondo analogico. Quindi quando vedete la coccardina sappiate che per utilizzare questo documento al fine di non incorrere in problematiche dovrete sempre attestare la conformità. Da qui il consiglio, il suggerimento per evitare di fare ulteriori attività e per evitare di incorrere in errori nella realizzazione dell'attestazione di conformità è quello di utilizzare, ove possibile, il duplicato informatico, ove possibile riferito naturalmente a condizione che il duplicato informatico venga utilizzato nel mondo digitale, perché se il duplicato informatico lo stampo perde quelle caratteristiche di duplicato informatico, diventa anch'esso una fotocopia, diciamo così, in questo caso cartacea, ma richiederà in questo caso l'attestazione di conformità. Grazie mille Maurizio. Quindi ci sono anche delle novità a seguito di quella che è la riforma Cartabia, perché sarà possibile anche andare a notificare copia informatica estratta dalla comunicazione PEC e duplicato informatico estratto sempre dalla comunicazione PEC inviata dalla Cancelleria. A questo punto ora andiamo sia ad allegare quello che è un originale informatico sia ad allegare anche quella che è una copia informatica per farvi vedere la differenza riportata all'interno della relata. Ho due opportunità: o posso prenderla direttamente dal fascicolo disponibile all'interno di Quadra o dal mio disco rigido del computer. Vado quindi a prendermi la mia cartella, chiedo scusa, è una cartella che vedete come notifiche UNEP, quindi non prendete in considerazione come sono stati rinominati questi documenti. Vado quindi ad inserire l'atto e dico che questo atto è originale informatico. Vado poi ad aggiungere un secondo documento selezionando che è una copia informatica di documento cartaceo e vado quindi ad allegarla direttamente dal mio disco rigido. Vedete? Questo ritorno al discorso di prima. Ora, per errore, io mi ero dimenticata di andare a popolare quello che è il campo descrizione. Il servizio mi ha bloccata, mi ha detto devi compilarmi questo campo, altrimenti non puoi andare allo step successivo. E da qua mi ricollego a quello che ho detto all'inizio proprio dell'evento. Il tool è stato creato al fine di non incorrere in quelli che sono errori nella creazione della relata e quindi della notifica. Seleziono il tasto di OK, qualora dovessi allegare più documenti ho l'opportunità di poterlo fare tramite il tasto di aggiungi. Allo step 5 di 5 viene quindi creata la relata di notifica, dove vengono riportate quelle che sono le informazioni che ho inserito, che ho recuperato in fase di creazione nei step precedenti. Infatti troviamo il sottoscritto, in qualità di difensore il nome del mio cliente, sono ovviamente tutti dati finti. Notifico a ogni effetto di legge i seguenti file: test che riconosce firmato digitalmente, perché questo era il documento informatico, test 2, a chi viene eseguita la notifica, a quale indirizzo PEC e da dove ho recuperato io da quale registro ho recuperato io il dato. Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente davanti a, e questo perché ho inserito in fase di creazione che era una notifica su un procedimento in corso. Attesto ai sensi di legge che l'atto allegato test 2, questa è la descrizione che avevo inserito, denominato e il nome di come è denominato il file, è copia per immagine conforme al documento analogico da cui è stata estratta. Infatti al documento dichiarazione dove ho dato la descrizione di test 2 avevo indicato che era una copia informatica, mentre l'altro documento che avevo indicato con descrizione test normale
Eccolo qui, come potete vedere, non vi è alcuna attestazione di conformità perché è proprio ho proprio indicato che è un documento informatico. Da ultimo, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici: luogo, data e il nome e il cognome dell'avvocato. Non so se Maurizio vuole spendere due parole su quella che è l'indicazione ai sensi di legge a seguito di tutte quelle novità che si sono Sì, susseguite sulla vabbè, riforma. diciamo che qui il problema sorge perché l'ho detto all'inizio, no? La maggior parte delle novità della riforma Cartabia in ambito telematico le abbiamo avute con la trasposizione di tutte quelle norme che erano contenute originariamente nel DL 179-2012 nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Adesso, la stessa cosa è avvenuta quindi anche per le attestazioni di conformità. Non è cambiata la sostanza dell'attestazione, la modalità dell'attestazione, è rimasta assolutamente la stessa che avevamo prima della riforma Cartabia. E tra le altre cose aggiungiamo che le novità della riforma Cartabia a riguardo delle attestazioni di conformità si applicano solo ed esclusivamente per quei procedimenti che siano stati instaurati dal 1º marzo del 2023. E allora, per far sì che il collega non debba, diciamo, ricordare se quel procedimento è sorto prima del 1º marzo, oppure se è stato iscritto al ruolo in data precedente al 1º marzo, se quindi l'indicazione della norma deve essere quella del DL 179-2012 piuttosto che della norma relativa alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, io da sempre e ancora di più ormai da un anno a questa parte, da più di un anno a questa parte, invito le colleghe e i colleghi di non indicare nessun riferimento normativo in base al quale stiamo facendo l'attestazione di conformità, ma di indicare soltanto ai sensi di legge, in maniera tale che ai sensi di legge racchiude normativa precedente per procedimenti iscritti al ruolo prima del 1º marzo, normativa successiva relativa a procedimenti iscritti al ruolo dal 1º marzo 2023. Tra le altre cose, il potere di attestare la conformità ci viene appunto conferito dalla legge, è un potere che abbiamo sin da quando c'è l'articolo 52 del DL 90 del 2014, così come è un potere assolutamente analogo a quello che ha il cancelliere piuttosto che il funzionario UNEP, i quali mai, per quanto possa io ricordare, quando hanno rilasciato copie conformi, hanno indicato anche la norma in base alla quale possono rilasciare queste copie conformi. Siamo pubblici ufficiali, sappiamo quali sono gli onori e gli oneri a cui dobbiamo praticamente fare attenzione, è sotto la nostra responsabilità attestare la conformità, indicare ai sensi di legge, come hanno fatto prima i cancellieri e ufficiali giudiziari. Credo che sia la cosa migliore per evitare di complicarsi ulteriormente la vita in una digitalizzazione della giustizia che doveva nascere proprio in un'ottica di semplificazione, ma che guarda caso per noi avvocati ha sempre significato fino ad oggi complicazione. E allora se possiamo noi fare un favore a noi stessi ed evitare quindi di complicarci la vita, cerchiamo di utilizzare tutto ciò che la norma ci mette a disposizione. Quindi la semplice dizione, io sottoscritto avvocato, attesto ai sensi di legge, eccetera, 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 senza dover indicare nessun tipo di norma, né del DL 179 del 2012, né delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Grazie mille Maurizio, ci teniamo ogni volta noi a fare questa precisazione perché ci siamo trovati proprio noi in difficoltà come software house a dover sviluppare un programma che prendesse in considerazione la data di iscrizione al ruolo del procedimento. Sentendo poi quella che è la consulenza dell'avvocato Maurizio Reale, abbiamo optato per lasciare i sensi di legge.
Vado quindi a sottoscrivere online la mia relata di notifica attraverso che cosa? Il clic sul bottone di firma online e quello che è il mio programma Cosign. Vedete, mi viene quindi presentata la scelta del certificato di sottoscrizione e la richiesta di inserimento del codice PIN di 8 numeri. Clicco sul tasto di OK. Viene quindi processata la mia richiesta, mi viene indicato che la firma è avvenuta con successo. Cliccando sul tasto di avanti avrà una preview di quelle che sono le informazioni che partiranno tramite posta elettronica certificata, il fascicolo di riferimento, il nome del mio cliente, i destinatari con relativo indirizzo PEC. Come previsto da normativa, la mail, quindi la PEC, partirà con oggetto notificazione ai sensi della legge 5394 e quelli che sono gli allegati, come potete vedere, la relata di notifica sottoscritta digitalmente e i due documenti che avevo inserito io in fase di creazione. Accetto le condizioni. E cliccando su Crea mail di notifica e confermando di compilare una mail con tutte quelle che sono le informazioni, si aprirà quindi quella che è la mio client pack, disponibile sempre all'interno dell'applicativo Quadra, e mi basterà selezionare il tasto di invia perché la normativa non prevede l'obbligo di compilare il testo del messaggio PEC, basta che ci sia questa tipologia di oggetto. Una volta quindi che procedo con l'invio della notifica, verranno generate quelle che sono le accettazioni. Chiedo scusa, le notifiche di accettazione di avvenuta consegna che mi verranno categorizzate, quindi inserite in automatico in quella che è il menu di, chiedo scusa, proprio la cartellina di ricevute notifiche. Questo ovviamente solo all'interno di Quadra. Se io entrassi all'interno della posta elettronica certificata, le troverei nella posta in arrivo come accettazione e consegna, perché qui viene. Nel momento in cui io vado a eseguire una notifica su un fascicolo già disponibile all'interno di Quadra, oltre che a categorizzarmi le ricevute di notifica, le accettazioni e consegna nella cartella ricevute di notifica, troverò anche quello che è il fascicolo di riferimento e accettazione e consegna mi verranno inserite nella lista documenti del mio fascicolo disponibile all'interno di Quadra. Prima di chiudere e di rispondere a eventuali domande, volevo farvi vedere da dove vado a consultare quella che è la sezione di notifiche non recapitate. Vado quindi all'interno del servizio PolisWeb. Accedo all'interno del PolisWeb SICID SIECIC giudice di pace e qui troverò notifiche non recapitate. Selezionando notifiche non recapitate e inserendo quelle che sono le informazioni richieste dal servizio stesso, avrò l'opportunità di andare a scaricare le ricevute che non mi sono pervenute, quindi gli IML di quelle che sono le comunicazioni che non mi sono pervenute o perché avevo la casella PEC scaduta o perché avevo la casella PEC SATA. Io ringrazio per l'attenzione, spero che il tool vi sia piaciuto, ma soprattutto che effettivamente vi sia di aiuto per le prossime notifiche. Io resto a completa disposizione per qualsiasi domanda. Non so se vuole aggiungere qualcosa a Maurizio in conclusione di questo, passarci la parola di continuo. Maurizio. Ma no, Noemi, non credo, non mi viene in mente nulla, sinceramente, da aggiungere. Naturalmente, come te, vediamo se ci sono domande e saremo ben lieti di poter provare a dare una risposta. Io dico sempre alle colleghe e colleghi, fateci solo domande, delle quali possiamo darvi risposte e non quelle difficili. Ci sono domande. Maurizio, come ben puoi vedere, avrai intuito, incombe la collega Augenti che adesso, come al solito, farà una summa dei tanti interrogativi che sono arrivati e magari ne riproporrà qualcuno fra i Certo, saggetti. certo. Intanto ringrazio Noemi Paruzzolo per Grazie a voi. il suo intervento, lascio la parola ad Adriana, così Anche a con Sergio. una raccomandazione, che non Grazie. si scateni, perché diversamente non ce ne andiamo più. E No, sono abbiamo Adriana. tutti un appuntamento importantissimo oggi.
Adriana è così, non si può scatenare, lei è così, è la sua natura, cioè pensare di poterla contenere è impossibile. Maurizio è così e ce la dobbiamo tenere. Però è brava. È per fortuna che è così. È per fortuna. No, per fortuna che è brava, non per fortuna che è così. Lascio il posto ad Adriana e vi riprendo subito dopo per le conclusioni della tesoriera avvocata Desiati. Grazie. Grazie a voi. Va bene, questo teatrino che noi facciamo da 20 anni, io e Maurizio, adesso si arricchisce sempre con nuovi colleghi e nuovi amici che... Grazie. Però Adriana, guarda, la cosa positiva, sai qual è? Che noi, come si dice, siamo ancora qui. Sì, noi lo possiamo raccontare, però lo dicono, vabbè, lasciamo perdere. Esatto. Allora, c'è una domanda che ritengo molto interessante, a cui non sono, non riesco a rispondere io. È molto tecnica, quindi è assolutamente, ritengo, per Noemi. Ho un conto prepagato, all'acquisto del contributo unificato mi viene richiesto il pagamento più IVA. Ciò mi costringe quindi a non usare il conto prepagato per acquistare il contributo unificato. È possibile ovviare a questa circostanza? Assolutamente sì, ringrazio per la domanda. Non volevo entrare un po' troppo nel merito perché avevo il timore che poi si perdesse quello che è il focus, ma vi faccio immediatamente vedere, quindi se gentilmente la regia può darmi... Credo che tu ce l'abbia ancora, perché io non te l'ho tolta. No, 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 lì, lo... è tua. Ok, perfetto, grazie mille. Allora, vi faccio vedere una cosa, allora datemi un attimo... effettivamente ha ragione, nel momento in cui io entro dentro hai eliminato la condivisione. Sì, lo so, sì, lo so, perché sto entrando dentro al servizio della... Non puoi sgarrare nemmeno di un fotogramma, quindi stai attenta perché siamo qui pronti e vigili a segnalare. Allora, datemi un attimo che ve lo faccio vedere. Ok, facciamo così. Allora, effettivamente, stavo dicendo, effettivamente nel momento in cui io collego il mio portafoglio con quello che è l'uso all'interno del servizio, viene attivato quello che è un portafoglio unico con il conto con IVA. Ma ho l'opportunità, attraverso il portale lexcel.it o visura.it, dipende dove sono iscritto, di, non so, sicuramente voi questo vi è un po' nuovo, però in alto ho il servizio di modifica profilo. Quindi che cosa faccio? Accedo con le rispettive credenziali, non dal portale accesso giustizia, mi raccomando, o da www.visura.it o da www.lexcel.it. Vado su profilo e poi vado su modifica profilo. In basso a destra, in fondo alla pagina, troverò quella che è impostazione conto e qui la possibilità di andare a cliccare su utilizzare conto senza IVA. Quindi che cosa è e salvare l'opzione? Quindi al salvataggio dell'opzione che cosa succederà? Ogni qualvolta io dovrò andare a pagare un contributo unificato, in automatico il servizio mi andrà a chiamare in gioco quello che è il conto senza IVA, così da non andare a pagare l'IVA sul contributo unificato. Cerco di fare un recap generale. Accedo al portale www.visura.it o www.lexcel.it. Dalla sezione modifica profilo, vado in fondo e vado a selezionare su impostazioni conto, utilizzare conto senza IVA. In automatico mi viene quindi aperto questo secondo conto, totalmente gratuito, che io dovrò andare ad incrementare. Quindi potrò fare una ricarica sopra, sempre o dal portale, questa volta Accesso Giustizia, o da questo che stiamo vedendo insieme. Effettuata la ricarica, al prossimo pagamento, se utilizzerò preleva da conto prepagato, mi verrà preso in automatico in considerazione questo conto qua, senza quindi il pagamento dell'IVA sul contributo. Ok, perfetto. Grazie mille per la chiarificazione. Ripeto, questo... fa comodo a tutti quanti noi, anche a me, perché non ero assolutamente
competente a rispondere, mentre la successiva domanda è qualcosa che sicuramente ha un interesse per tutti, su cui, come Maurizio ben sa, io ho speso fiumi di parole, tanto che per un certo periodo girava anche il brocardo Adriana Augenti, firmo ciò che formo, che è stato utilizzato spesso e volentieri. Ho anche scritto parecchio sull'argomento. La scansione della procura sottoscritta manualmente dal cliente va solo sottoscritta digitalmente dall'avvocato o serve anche una attestazione di conformità all'originale analogico? Mi permetto di evidenziare un paio di cose e poi lascio immediatamente la parola a Maurizio che risponde. Posto che vale io firmo ciò che formo, la sottoscrizione digitale vale come autenticazione e non ha assolutamente alcuna necessità di attestazione di conformità. Per quanto riguarda la sottoscrizione, ci sono però, ovviamente noi qui siamo nel campo civile, ma è bene, perché siccome ci sono molti, ma molti colleghi in ascolto, è bene sottolineare che purtroppo, noi questo ben lo sappiamo, i vari processi telematici seguono dei criteri differenti per quanto riguarda l'allegazione delle procure a seconda che si tratti di processo civile, processo amministrativo, processo tributario. Vedremo quando sarà il momento che cosa accadrà. Lascio la parola a Maurizio. Allora, noi stiamo parlando del processo civile telematico, dobbiamo seguire il codice, dobbiamo seguire le regole e le specifiche tecniche del processo civile telematico. L'articolo 83 del codice di procedura civile, a riguardo proprio di una procura alle liti che venga rilasciata in modalità analogica, quindi cartacea tradizionale, ma che poi debba essere depositata telematicamente, richiede che la procura cartacea venga firmata a pugno dal cliente con la propria penna, venga firmata per autentica dall'avvocato sempre a penna, venga scansionata e poi solo ed esclusivamente per la procura alle liti firmata digitalmente, in quanto quella sottoscrizione digitale equivale, ma lo ripeto soltanto perché così dispone l'articolo 83 del codice di procedura civile, equivale a attestazione di conformità. Tant'è che noi per tanti anni, ormai forse ci siamo anche stufati, perché ogni tanto ci riproviamo a dirlo, a scriverlo, a gridarlo, abbiamo chiesto al legislatore più di una volta di applicare questa stessa modalità di attestazione anche per tutte le altre attestazioni, evitando di dover attestare in maniera specifica e con delle solennità formali la nostra copia a quello che è il documento informatico o analogico da cui la stessa è estratta. Quindi, riepilogando, procura alle liti rilasciata in cartaceo dal cliente, la sottoscrive il cliente per conferimento del mandato, la sottoscriviamo noi a penna per autentica, la scansioniamo, la firmiamo digitalmente e una volta firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 83 è automaticamente attestata anche conforme, perché lo dice l'articolo 83. Al di là di questa ipotesi, procura alle liti, in tutte le altre diciamo così attività, la sottoscrizione digitale rimane solo come paternità di quel documento, come avremmo sottoscritto una qualsiasi altra sottoscrizione cartacea. Quindi ancora un'ulteriore precisazione: quali sono gli atti che devono essere attestati conformi? Anche qui, sin dal 2014, sin dal 2012, lo dice il DL 179 2012, adesso lo dicono le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, tutto ciò che noi produciamo, l'atto di citazione, la comparsa di costituzione, la memoria, qualsiasi atto che noi abbiamo predisposto col nostro software di videoscrittura, trasformato in PDF, e dobbiamo depositare telematicamente o dobbiamo notificare tramite PEC, deve essere sottoscritto naturalmente digitalmente, e se questa sottoscrizione digitale praticamente equivale a quella sottoscrizione cartacea.
cosa possiamo, cosa dobbiamo invece attestare conformi? Dobbiamo attestare conformi quando noi facciamo, alleghiamo delle copie informatiche o di atti processuali di parte o di provvedimenti del giudice che abbiamo in originale o in copia conforme all'originale in modalità, per esempio, cartacea. Oppure dobbiamo attestare conformi le copie informatiche che troviamo all'interno del PolisWeb, quelle per intenderci che hanno la coccardina, se dobbiamo utilizzarle in digitale o se dobbiamo utilizzarle in analogico. A quel punto dobbiamo attestarne la conformità. Anche qui la norma che ci guida, atti diciamo così processuali di parte e o provvedimenti del giudice che la parte detenga in originale o in copia conforme all'originale. Questi richiedono l'attestazione di conformità. Sulla sottoscrizione degli atti, lo ribadisco, tutti gli atti di nostra produzione, se non firmavamo prima, per esempio qualcuno dice ma la copia informatica del decreto ingiuntivo che io notifico tramite PEC, devo a mia volta sottoscriverla digitalmente? No, perché mai ci saremmo sognati di sottoscrivere una copia di un decreto ingiuntivo rilasciato in modalità cartacea dalla cancelleria quando eseguivamo la notifica tradizionale cartacea. Quello è un atto che ha rilasciato il cancelliere, lo ha firmato il cancelliere, non c'è bisogno che si debba rifirmarlo anche noi. E in questa situazione, mi raccomando, togliamoci di mezzo quel detto nel più sta il meno, nel senso firmiamo tutto, attestiamo tutto, perché così almeno, anche se facciamo una cosa in più, siamo tranquilli. Non è vero, abbiamo il potere di attestare la conformità solo in casi specifici che ci vengono attribuiti dal legislatore, non sempre, quindi dobbiamo attestare quando siamo nella possibilità di attestare, la possibilità di attestare ce lo deve dire, ci viene data dalla norma. E quindi il più sta in meno in questo caso non va assolutamente bene, perché rischiamo di attestare la conformità di un qualcosa che non abbiamo titolo per poter attestare. Bene, grazie all'Avvocato Reale, grazie alla dottoressa Parussolo, io saluto tutti, lascio la parola alla consigliera tesoriera Avvocata Desiati per le sue conclusioni e ringrazio quanti hanno inteso partecipare sia qui in presenza che attraverso il webinar. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Prendo la parola, ma giusto per pochi minuti. Diciamo che, come immaginavo, non le nostre agitazioni di avvocati non sono totalmente infondate. Tullio De Mauro, che ricorderete tutti, era un grande linguista, parlava dei linguaggi della certezza quando si riferiva a delle situazioni o dei codici semiologici certi. Cioè, se vediamo la bandiera sul Quirinale esposta, sappiamo che lì c'è il Presidente della Repubblica. Se non la vediamo, sappiamo che il Presidente non c'è. Se vediamo la spia della benzina accesa, quella lucina rossa ci dice ci dà un determinato comando o informazione. Se la vediamo spenta, sappiamo che non ci sono problemi. In parole povere, tutto quanto quello che ci dà, che corrisponde ad un codice binario sì no, ci dà la certezza di quello che dobbiamo dire, dobbiamo fare, di quelle che saranno le conseguenze del nostro agire o del nostro dire. Poche distinzioni nette da usare per comunicare in sicurezza. Dopo tutto questo pomeriggio ho capito che il Ministero, come dice giustamente l'Avvocato Reale, non ci mette in condizioni di avere questo codice binario sì, no, per quanto riguarda il processo telematico. Mi sento di poter dire che invece ogni avvocato normale, medio, come posso essere io, aspira a ottenere linguaggi di certezza sì, no, soprattutto dove il dato civil processualistico si unisce e si accosta alla necessità di un intervento pratico e tecnico insieme, come accade nel processo telematico. La sensazione che abbiamo dunque è che la forza dei codici elementari sembra a volte smarrita a causa della congerie di istruzioni, norme
protocolli, giurisprudenza che negli anni si sono susseguiti per cercare di attuare a 360 gradi il processo telematico, che penso ormai siamo d'accordo tutti che quando sarà perfezionato al massimo sarà anche una grandissima diciamo utilità, anzi è una grandissima utilità. Peccato che ci siano queste diciamo incongruenze. Oggi, grazie alla collaborazione con Visura, e ringrazio ancora il dottor Ubertiello, anche se purtroppo si è dovuto allontanare, abbiamo avuto la grande occasione di godere della semplificazione data dalla conoscenza dell'avvocato Reale e della dottoressa Parussolo. A fronte però degli indubbi vantaggi che sia questa discussione odierna, sia il processo telematico in generale ci dà, ad esempio il fatto che l'avvocato sia autonomo dall'ufficiale giudiziario quando deve effettuare le notifiche, che queste notifiche non costino assolutamente niente, il fatto di poter sapere immediatamente se le notifiche sono andate a buon fine oppure non sono andate a buon fine, e quindi fare gli ulteriori passi avanti, in quanto tutto quello che ci serve, da quello che abbiamo capito, è essere iscritti all'albo e essere iscritti a Reginde. Dopodiché le notifiche le possiamo fare, a differenza diciamo dell'autorizzazione, ad esempio le notifiche a mezzo posta, che come abbiamo capito devono ancora essere autorizzate e hanno comunque delle, non limitazioni, ma delle regole stabilite dalla legge che dobbiamo rispettare. Teoricamente quindi non avremo scuse per avere nostalgia della notifica cartacea effettuata attraverso l'ufficiale giudiziario, come si faceva quando io ero un giovane avvocato. Il passaggio però alla notifica telematica si è rivelato più spinoso, da quello che abbiamo compreso, di quanto non ci si sarebbe attesi dopo tanti anni di esperienza, perché se pensiamo che la legge che ha conferito il potere della notifica proprio all'avvocato è del 1994, giusto avvocato Reale? Cioè la legge 53 del 94, giusto? Esatto, che poi naturalmente è stata integrata nel corso degli anni, certo, fino ad arrivare ad estendere la validità alle notifiche PEC, e adesso addirittura c'è un'ultima norma inserita un mese fa che consente, ma ancora non è di pratica attuazione perché ancora mancano alcuni passaggi. Come al solito noi facciamo delle norme nelle quali facciamo pensare magari all'Europa di aver trovato chissà quale soluzione per accelerare il processo, però poi ci mancano le cose più importanti, cioè le modalità con cui poterle fare. Allora, una novità che riguarda proprio le notifiche in proprio ai sensi della legge 53-94 è la possibilità di fare la notifica tramite le poste, non più recandosi fisicamente in ufficio postale, ma utilizzando la modalità telematica. Vabbè, vedremo, diciamo così, vedremo. La massiccia presenza di oggi pomeriggio di tanti avvocati e tante avvocate, oltre 300, testimonia che siamo ancora piuttosto lontani dai linguaggi della certezza di cui ci parlava il professor Di Mauro. Probabilmente concorrono molti elementi, la paura di sbagliare, la normativa un po' contraddittoria, mi riferisco al riferimento che ha fatto l'avvocato Reale alle modifiche dell'articolo 3 ter, cioè alla sospensione dell'efficacia dell'articolo 3 ter commi 2 e 3, la facoltatività della scelta telematica fino al 2023, la paura, almeno per quanto mi riguarda, dell'inesperienza di avvocato, unita comunque anche all'inesperienza talvolta del giudicante, che costituisce praticamente un sistema chiuso e inespugnabile di possibili tecnolesi, quindi può uscire di tutto. Ricordiamo ad esempio che nel 2019 la Cassazione sancì la nullità della notificazione effettuata l'indirizzo dal registro in IPEC, che subito dopo disse sì, ma non vale per tutti, valeva soltanto per quel caso là. Quindi insomma possiamo sentirci un po' frastornati da tutte quante queste norme. In ogni caso sicuramente mi sono sentita più rassicurata da questo pomeriggio trascorso in vostra compagnia, sentendo da voi il fatto che non siamo delle monadi, non siamo soli, diciamo, nel sentirci un po' frastornati. Sicuramente ci avete chiarito tanti punti che ci sembravano ancora meno chiari. Ringrazio dunque a nome del Presidente Salvatore D'Aluiso, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, mio personale naturalmente,
sia i relatori, il dottor Ubertiello, un ringraziamento sentito per il sostegno che non fanno mai mancare all'avvocata Adriana Augenti, DPO dell'Ordine degli Avvocati di Bari, e all'avvocato Stefano Gigante, che anche se silenzioso ci segue ed è il nostro responsabile per la transizione digitale, nonché al nostro dipendente Giuseppe Lorusso, che anche lui per la sua fattiva collaborazione. Grazie soprattutto a tutti quanti voi che avete partecipato sia online sia in presenza. Ci spingete naturalmente a migliorare sempre più la formazione nei vostri confronti. Ora ripasso per gli ultimi saluti la parola all'avvocato Ressa, che probabilmente vorrà salutare anche lui. Grazie e buona serata a tutti. Il saluto è a tutti ed è cumulativo, ovviamente è inutile ripeterlo. Solo una menzione alla nostra special guest, avvocata consigliera Angela Ciao Lorusso, Maurizio. che coglie anche lì l'occasione per salutarvi. Nulla, davvero grazie a tutti. Ci rincontreremo dopo l'estate con un altro seminario su altri argomenti di attualità, sempre in collaborazione con Visura Spa. Grazie a tutti, Grazie auguro a a tutti voi. un seguimento di serata. Arrivederci. Arrivederci. Non ci sono più domande, possiamo. Andiamo a vedere la partita, va?